Música you yeah. you Ciao Franz, aspetta un attimo, che mi sta arrivando il microfono non mi si sta collegando al computer, quindi in questo momento mi male. Sentimo... Questa nuova modalità, vediamo un attimo: StreamYard, Tac, guarda che belli. Potevo, che andare... Potevo andare live, no, <ride> ecco, <ride> <ride> bruciato subito. No, aspetta, aspetta sto cercando. Di... <ride> Sto staccando e riattaccando il microfono. Sperando che. Vediamo se si vede meglio così. Aspetta, che riattivo. Sì, dai, si vede meglio così. Okay. Visto che dopo, che dopo deve venire anche il freddo, R rimaniamo così. Bene. Allora, aspetta, fammi collegare. Il... Questo microfono. Il cavo del microfono mi sta dando problemi. Quindi appena lo muovo si stacca lo devo riattaccare. Ok. Però adesso ho attaccato in questo momento. Non mi devo muovere, devo rimanere il più fermo possibile. Buono, immobile. <ride> allora, intanto chiedo un feedback a chi è su Twitch se si sentono bene tutte e due le voci, se si sentono decentemente. Datemi un feedback, datemi un feedback. Poi, tanto ciao Fede, perché da un po' che non ci... Ok, si mm -hmm. sente bene. Ciao, come stai? Bene, dai, aspettavo solo un video come quello su Iverson per scatenare mm -hmm. i vecchi di merda contro... <ride> Contro i giovani va bene. Che mi, dai, mi dai anche l'opportunità di spiegare due o tre cose che, secondo me, sono state un po' fraintese. Quindi, quindi mi fa piacere parlarne e spiegarmi. Tra l'altro, siamo, siamo su Twitch. Adesso speriamo che arrivi un po' di gente oltre a quelli che già ci sono. <coughs> Scusami, siamo su Twitch. Quindi, si possono fare sondaggi a Gogo. -Go oh. ah. Speriamo di casomai. Boh, proporremo sonda sondaggi a uno dietro l'altro. Allora, intanto dovrebbe arrivare anche il freddo più tardi, doveva ancora cenare, ma ci, ci dovrebbe essere. Buonasera, e forza allen, Iverson! Così giusto per <ride> cominciare. Aspetta, che però cambio, ok, io vai. dovrò lasciarvi non troppo tardi perché devo domani devo svegliarmi presto, quindi sto <coughs> un'oretta, un'oretta e mezza. E sì, gli... sì, tranquillissimo. Tanto ci metteremo meno, credo, a parlare di Iverson. <ride> no, allora. Uh, intanto, eh, do il benvenuto a tutti quelli che ci sono su Twitch. Sperando che insomma arrivi sempre più gente, visto che su Twitch c'è la possibilità di interagire molto di più rispetto a YouTube. Ormai mi sto abituando alla cosa e mi piace molto di più, devo dire. Un po' come si fa io, perché io sto provando e a usare Twitch, ma ancora non mi è molto chiaro come funziona il tutto, quindi devo. Eh, bisogna. Bisogna entrare nel mood. Intanto eh, saluto Pippo e lo ringrazio per il follow, così all'ultimo. Allora ragazzi, come tutti voi ben saprete, eh, ciao Fede, ma veramente ti hanno insultato nei commenti del video. Intanto vuoi spiegare questa cosa perché ho visto la storia su Instagram, eh, si è esagerato un pochettino? Allora, non, non, non ho esagerato perché non avrei avuto motivo di farlo. Non è che ci sia molto da spiegare tra i... Su Instagram, tra le, i messaggi senza risposta e il compagno in alto c'era un po' di gente che, che è venuta attaccandomi, insultandomi, offendendomi. Figlio di quindi, non, non è perché troppo non lo so. Questa cosa è una cosa che io pensavo facessero più i fan di calcio, ma io l'ho fatto più per scoraggiare altri eventuali eh, come dire, insultatori che in realtà non, non è che mi. Cioè, so benissimo che capita. Mi è successo anche nei commenti che gente mi insultasse, nei commenti dei video ogni tanto succede pazienza quando eh, le persone anche, perché, anche perché più, più, si, più aumentano i numeri giustamente più troverai gente che ti che, che non ha niente di meglio da fare insomma quindi eh, conosco il mondo eh, e ovviamente vabbè ti dico giustamente fregatene eh, allora tutto è nato così faccio un piccolo preambolo tutto è nato da un video che tu hai fatto che dura 21 minuti mi pare circa sì, 22 mm -hmm su eh, il fatto che Allen Iverson, intanto saluto anche Erti, lo ringrazio per il follow, sul fatto che Allen Iverson in soldoni sia un po' troppo, cioè che sia più la narrativa in realtà a tenere in alto il nome di Iverson piuttosto che in realtà quello che ha fatto, che ha fatto vedere sul campo. Siccome, sì. siccome si ricollega in parte a un discorso che è venuto fuori recentemente in qualche live che faccio in pausa pranzo. Qua, qua su Twitch, cioè del fatto che in realtà eh, nella Hall of Fame sia pieno di giocatori che in realtà probabilmente non è che se lo meritassero più di tanto per discorsi prettamente tecnici, eh, tipo alcuni nomi, Grant Hill, lo stesso Tressi, McGrady, che non hanno mai vinto nulla, ma probabilmente sono nella Hall of Fame per altri motivi. E è caduto a fagiolo questo video su, su Allen Iverson. Intanto, avviso, eh, io all'NBA, <ride> quando giocava Iverson, eh, avevo già iniziato a seguire l'NBA e non mi piaceva come giocatore. Cioè non, è, non era uno di quei giocatori che io seguivo, perché mi piacevano di più giocatori come questo qua, eh, come appunto McGrady, Kobe, cioè giocatori magari un po' più, un po più grandi, un po' più e che fossero in grado di fare giocate spettacolari anche, anche sopra il ferro. Eh, per cui all'epoca non lo amavo, però è uno di quei giocatori che più passa il tempo e più probabilmente ha, ti rendi conto di quanto in realtà abbia cambiato nel mondo del basket. La percezione, il modo di giocare, perché tanti dei, dei giocatori di oggi, faccio alcuni nomi, Kyrie Irving chiaramente, forse Trey Young, forse Stephen Curry diciamo tutti i, i piccoli eh, che giocano oggi, diciamo che per tanti aspetti si sono ispirati ad Allen Iverson, che è stato il primo vero piccolo in grado di dominare, anche se per una stagione, un paio di stagioni, ma per do dominare contro i lungagnoni NBA. Ti lascio la parola, così sp spieghi il tuo punto di vista su Allen Iverson e poi via le danze. Allora, ehm, il mio punto di vista su Iverson è il seguente. Io non, non, spesso, troppo spesso, ehm, i video, eh, diciamo, nel, soprattutto nel mondo NBA, la parola sopravvalutato è confusa con la parola scarso. o Non volevo che questo video uscisse come una critica così pesante di Iverson, ehm, come non volevo che quello su Tyler Irlo fosse una critica per Irro. Semplicemente, secondo me, ci sono alcuni giocatori, come diceva giustamente il Franz, che, che come dire... Uh, non, non penso che Iverson fosse solo, fo, solo leggenda, solo l'immagine, solo il personaggio, c'è cioè, stato sicuramente dietro un, gi un giocatore molto talentuoso. Oggi, guardando indietro, eh, secondo me molte persone che l'hanno vissuto hanno quella traccia di quel filtro di romantico affetto con cui lo guardano, di innamoramento giovanile, per cui fanno fatica a essere oggettivi. E anche da chi non lo ha vissuto, siccome a questi momenti iconici che sono giustamente scritti nella storia dell'NBA, i 48 nei Lakers, ai Lakers, con lo step over Tyron Lou, ehm, in generale il 2001 come stagione, come corsa ai playoff, si è creato sempre di più questo mito di, quel, di quella Allen Iverson, di quelle immagini, di quel giocatore che, è, che come dire, ha perso un po' la base di realtà, quello che è successo e si è... Ehm, confuso nelle, nelle, nelle menti delle persone secondo me col tempo Allen Iverson ha guadagnato una reputazione di giocatore più forte di quello che in realtà fosse e con questo video volevo siccome ne avevo già parlato e quelli che mi seguono lo sanno era da un po' che ehm, avevo, parlavo citavo Allen Iverson nei video perché ehm, l'avevo citato in un, in un video in cui rispondevo alle hot takes dei, dei miei follower e si è, mi si era chiesto che fosse più forte tra voi da Arden Iverson e fra i tre avevo messo Iverson ultimo e da lì live eh, nei commenti Fede ma com'è che pensi che Iverson sia sopravvalutato ho voluto fare questo video, è venuto molto lungo perché è un tema, soprattutto quando si parla di giocatori sopravvalutati, molto delicato ehm, fondamentalmente questo è, è la base poi ci ho fatto un video sopra molto ehm, ho parlato dei minuti eh, ho parlato del, della corsa del 2001, di quanto in realtà non fosse un carry job eh, come viene descritto oggi da molti mm, e, e niente, quindi questo è, era il tema del video. Sì, che, che ho visto, cioè ho voluto ascoltare per intero eh, perché diciamo avevo. Tanto un attimo che ci sono dei messaggi evidenziati, vediamo, li metto in sovraimpressione sperando che non vengano troppo grandi. Normo dotato, piccolo, il crossover come moda dipende da Iverson, compreso Arden, è diventato una componente base delle penetrazioni e come leader si è caricato per due stagioni un baraccone senza altri violini, mi pare tanta roba senza considerare hype e mediaticità, credo, più che medianicità. Eh, madonna, pieno di messaggi riscattati, dammi un secondo. Più che altro la domanda è perché dobbiamo limitare un giocatore ad un impatto statistico. Vivendolo posso dire che ha ispirato milioni di piccoli a non mollare il basket e a crederci nonostante le dimensioni, questo conta. Che era un po' quello che eh, ti avevo commentato nel video, no? Cioè eh, Iverson in realtà è l'ispirazione per, a parte tante cioè una buona parte di, eh, di, di giovani che non sono più giovani che magari erano giovani all'epoca e giocavano a basket ma tanti anche dei giocatori che ci sono adesso perché diciamo il crossover ormai è diventato un qualcosa che sanno fare non dico tutti ma secondo me un buon 50% dei giocatori attualmente in NBA lo sa so fare a un buon livello è una mossa che devi avere nel repertorio ad oggi 2021 se vuoi essere considerato un buon scorer quindi sono d'accordo no vai finisci comunque non no no intendevo, intendevo proprio quello cioè che alla fine questo tipo di giocatori, parlo di Iverson eh, in particolare, ma probabilmente anche altri, sono alla fine degli Hall of Famers non tanto per quello che hanno eh, fatto a livello tecnico, ma per quello che hanno dato come impatto a parte culturale, perché Iverson è stata diciamo, una delle prime icone hip hop eh, su un campo da basket. Eh, ma poi è perché ha proprio dato il via a un nuovo modo di giocare a basket da parte dei piccoli del, delle, del, mm. diciamo del playmaker della shooting guard. Cosa mm. che prima di Iverson era John Stockton, cioè il playmaker certo. che organizzava e, e poco altro. Eh, L'attaccamento ad Iverson non è lo stesso che step back verso Arden. Eh, in che senso dice ehm, l'attaccamento che quelli che del passato hanno, cioè le persone che hanno vissuto ah ok, è... sì sì, cioè quello che può avere uno della mia età su Iverson okay. potrebbe essere quello che hai tu adesso per Irving per esempio, per Arden quindi magari e... tra, tra vent'anni quando io sarò in pensione tu sarai al un posto nuovo... mio ci sarà un esatto. nuovo step back eh, che no, dirà anche... Arden sopravvalutato esatto allora se posso, mh, quel commento di prima di, non mi ricordo, Farmer <coughs> Streaming il sì. discorso di Arden di I, devo dire, 90% allora, nei commenti 70% delle persone erano più o meno d'accordo col discorso generale di quel 30% in disaccordo 90% utilizzavano questo argomento qui, cioè mh, Iverson è un giocatore che puoi valutare solo come produzione sul campo, come impatto statistico, ma devi considerare anche quello che ha fatto fuori, l'impatto sulla cultura L'influenza che ha avuto nello sport, quanti giocatori di oggi lo imitano. Io, questi commenti, francamente, li ho presi come un darmi ragione perché è esattamente questo che cercavo di dire nel video. Eh, il motivo per cui Everson è ricordato come una leggenda è l'impatto che ha avuto fuori dal campo, il fatto che ha ispirato generazioni, il fatto che era una figura hip hop. Il punto che cercavo di fare è come giocatore, produzione, uomo sul campo è meno, ehm, non talentuoso perché di talento ne aveva bizzeffe, però è meno oh forte, e produttivo di quanto non si pensi, appunto perché tutta l'influenza che ha avuto fuori dal campo e con il suo stile ehm, ha un po' nascosto, coperto questo fatto che non era secondo me un giocatore così forte come viene narrato. Quindi il fatto che voi mi diciate, sì ma non puoi calcolarlo solo così, devi anche tenere in conto del... se tengo in conto anche dell'impatto che ha avuto, è giusto come viene considerato. Io non ho volutamente tenuto in conto quelle cose perché volevo fare un'analisi del giocatore Allen Iverson, non del personaggio, non della figura, e spiegare perché, secondo me, giocatore, eh, uomo con la canotta sul campo, con la palla in mano, Allen Iverson è un po' sopravvalutato. Quindi... Esatto, e poi posso... vai, realtà, vai, vai, il, il vai. Povero... Ora, io non ho vissuto quell'epoca e, e non so dire esattamente chi è il primo che l'ha fatto, però c'è il povero Penny Hardaway che giura ogni volta che lo intervista, ha detto <ride> lui deve inventare il crossover e gli è attribuito ad Iverson tutte le volte. e Questa è una cosa che lo, lo tormenta fino a questi giorni. Quindi non so esattamente. Ma anche per dirti: lo step back, eh, dovrebbe, era una, diciamo, signature move di credo Kiki eh. van de Weg inizialmente, mm. un giocatore non, adesso non ricordo nemmeno di che anni. Eh, ma mi sa a fine 90, inizi 2000, no, no, so. più indietro. Più indietro. Mm -hmm. ah. Mi sa che all'epoca era già tipo GM dei Minnesota Timberwolves. Adesso vado ah, un no, po' no. a memoria, ma insomma penso sia 80 più che altro, anni 80, inizio Pensavo 90. Pensavo giocasse negli UBB di Wolves, eh, magari so. è da, da vedere. Adesso non perché non uno di quei lo... giocatori, eh, infatti, è, è venuto fuori il discorso: lo step back, chi l'ha inventato. <ride> Poi è chiaro che nel corso degli anni viene perfezionato. Perché il, io sono sicuro. Eh, io so, sono sicuro che il crossover di Kyrie Irving adesso sia molto meglio del crossover di Allen Iverson di un tempo, è, è molto più complesso, più veloce, più rapido, eh, con molte più variabili. E quindi, diciamo, è una signature move inventata da qualcuno e poi perfezionata nel tempo. Intanto, saluto anche Antonio. Grazie mille per il follow, tanto su Twitch. Non so se stai ascoltando Twitch, Fede, ma eh, tipo, la, la gente può spendere la mia valuta di Twitch, che io ho gentilmente chiamato Scalabrini, eh, no. per comprare degli audio eh, che, vengono, che tu non senti ma che io sento e tipo mi urlano nelle ah, orecchie. No, io non sento. Ecco, a no. me Meglio per te, sennò a eh, esatto. me divento sordo solo io. Ciao, Sbra, grazie mille. Allora. Eh, c'erano altri messaggi sempre riscattati a fior, fior di scalabrini vediamo wait one se durante il dibattito Got jordan lebron la cultura è un punto a favore di jordan e si dice cultura superiore statistica allora iverson è molto migliore di come l'ho descritto l'adepto di arden <ride> no allora però io ti, io ti sollevo quest'altri quest'altri punti cioè eh, anni, eh, rispetto a vent'anni fa il gioco è cambiato siamo d'accordo Uh, è molto più veloce, si tira molto di più da tre. E Iverson tendenzialmente era uno che non tirava tanto da tre, tirava qualche volta, ma non tanto. Um, sono cambiate le regole. Faccio spesso l'esempio dei 24 secondi sul rimbalzo offensivo, che sono stati ridotti a 14, e quindi sono 10 secondi in meno che per giocare la palla da rimbalzo offensivo. Eh, e soprattutto ogni squadra praticamente in ogni squadra attualmente nell'NBA anche nella più scarsa prendiamo chi sono i detroit pistons secondo te chi è la squadra più scarsa di quest'anno i pistons sì probabilmente i pistons i pistons a livello proprio di talento di tutto i pistons anche nei pistons la squadra più scarsa ci sono almeno 4 5 giocatori che sono in grado di Attaccare, di crearsi un tiro, di generare attacco. Mentre vent'anni fa, invece, all'interno di un roster, prendi il migliore che c'era, quello dei Lakers, erano due i giocatori che erano in grado chiaramente di crearsi una situazione offensiva. Eh, forse i, i Sacramento Kings all'epoca erano quelli più completi, che avevano Bibi, Weber, Stojakovic, Divaz, però non erano così tanti, quindi c'è anche una è cresciuto tantissimo il talento, le skill complessive di tutti i giocatori, anche i più marginali del, di, un, di un roster e, e, e basta, mi sono perso. <ride> non no, facendo il punto che oggi i giocatori hanno più facilità nel fare quello che faceva Iverson. Eh, no. Esatto, nel senso sì. le, le difese devono stare molto più attente a, a più giocatori, mentre all'epoca chi giocava contro Philadelphia era tutto sì, certo. su Allen Iverson, cioè... Qualsiasi squadra metteva raddoppio fisso, menava e, e anche i, i, ad esempio i fischi facili che ci sono adesso, eh, anche Arden, il rip move che è stato inventato per andare in lunetta, il fatto di saltare e mettersi sotto il difensore in salto. Ci sono secondo me troppi vantaggi nella pallacanestro recente per l'attaccante che magari all'epoca non c'erano e che forse farebbero pendere più l'ago. Verso Allen Iverson dal mio punto di vista. Ok. Allora due per, per questo ho due, due cose. La prima è ehm, molte persone. Io prima di fare il video, ho guardato un sacco a parte di partite di Iverson, ho letto articoli, guardato statistiche, ho guardato anche le opinioni che c'erano al tempo e oggi su di lui per farmi un'idea, ehm. <ride> Sì, personaggio, sul personaggio, se si parla come diceva il, il ragazzo prima, se si parla di, personaggio di impatto. Io alzo le mani e lui è lì li, li, a livello con Curry, LeBron per impatto sul gioco e pochissimi altri e sulla cultura. Um, io, siccome c'era anche un commento prima che diceva che non coglievo se si, cioè perché Iverson ha avuto l'impatto sulla pallacanestro, fa parte del giocatore che era, cercavo di tracciare le linee. Mh, secondo me, l'impatto che ha sulla pallacanestro non per forza rientra tra le abilità, le qualità. Lo stile le giocate del giocatore? Quindi, questo spero di essermi spiegato. Comunque, rispetto a quello, io nel video ehm, ho detto, avevo cercato un po', ho visto che tantissime persone criticavano iversor per le sue percentuali perché non è mai stato efficientissimo. Ho avuto quello, anche quello anch'io all'epoca, ti dico eh. anch'io, era uno dei motivi per cui dicevo, ma com'è possibile che cioè sia se, se tanto osannato? Ma se prende 30. 35-40 tiri a partita eh. Eh, poi 30 io punti dico, li fai io ti dico questo spoiler poi entra il freddo e ci dice la sua ho parlato anche col freddo di questa cosa e lui mi ha detto, secondo me devi citare il fatto che lui era inefficientissimo, forzava un sacco di tiri, io penso che per questo lui non sia, l'ho detto nel video secondo me per questo all'inizio non è attaccabile per i motivi che hai detto tu la difesa, soprattutto giocava in una squadra mentre Kobe comunque aveva Shaka, aveva più tiratori di quanto avesse Philadelphia al tempo gli Orri, il Venerabile Maestro, c'era gente che sapeva tirare da tre. Um, Iverson era lui, Mackey, che però usciva dalla panchina, Snow, che non era un attaccante dotatissimo, era un roster molto più costruito sulla difesa e che lui doveva trascinare in attacco. Um, ora, quello che dici tu è vero, e infatti io ho fatto, ho citato, um, avendo uh, aggiustato, le sue percentuali per partita, ho fatto confronti con stat line simili. Eh, sì, sì, detto, lo so, lo so, ha detto senza ancora Si scherza, ma, ma in realtà ti sorprenderà. Non sono so, so anche troppo critico. Io, con, cioè non è che so, cerco di essere oggettivo, e anzi, in questo, un sacco di gente mi dice che, che considero adere un giocatore più scarso di quello che, che sia. Sei, Comunque, sei, troppo, è... sei democristiano. Stai prendendo la esatto, da... <ride> esatto. brutta Nella, piega. In <ride> ho fatto una attacco a di giocatori in NBA. Ho messo Arden tipo settimo, sotto tanti umbo, Un sacco di gente diceva che secondo loro in realtà andava più su. Comunque, non voglio perdermi. Dicevo che anche quando avevo, con, avevo confrontato le sue statistiche adattate per 36, punti, eh, per 36 minuti con i giocatori di oggi, avevo detto: eh, Questo vuole essere un modo per, farvi, rend, per rend, farvi rendere conto di quanto hanno impatto 7 minuti in più in una partita di media in una stagione, uno pensa a 7 minuti, vabbè che vuoi che succeda, in realtà sulla lunghezza di una stagione in 7 minuti uno fa 3-4 punti in più a partita, non voleva essere, l'ho anche detto, un paragone con i giocatori di oggi, perché ci sono tutte le differenze che hai detto tu, e questo in realtà può valere anche come discorso se si fa prettamente il paragone Arden Iverson, ma per esempio Wade, con altri giocatori che viene tanto paragonato a Iverson, che ha giocato nello stesso periodo, Sarà che era più alto eh, anche. Questo è un discorso che non capisco. I find che dicono: eh, Ma Everson era più basso, eh, è ovvio che tira peggio, sì, e quindi cioè, nel senso <ride> il fatto di essere più alto è un vantaggio. Wade era più alto, aveva più fisico, era più atletico, faceva punti in maniera più efficiente. Eh, quindi, buono per lui. Voglio dire, oppure non lo so. Madre, madre natura, reato. esatto. Madre natura è ingiusta, ma è così. Eh, Wade ha vissuto nello stesso periodo, e a livello di efficienza era migliore e ha giocato in squadre in cui lui era il primo violino, non sto parlando di Wade 2012-2013 con LeBron, sto parlando di Wade 2005-2006. Ha vinto anche e il di... titolo. E ha vinto anche il titolo. Poi devo dire che in realtà il contributo di Shaq a quella squadra secondo me è un po' sottovalutato perché la gente dice Shaq era ormai vecchio, in realtà eh, nel 2006 Shaq è arrivato tipo secondo per la corsa all'MVP, una cosa del genere. Eh, con 26 e 13 di media ma ah, infatti eh, c'era, scu scusami, dopo ti lascio andare avanti, sulla stagione di Shaq. Eh, quando l'avvocato, il buon buffo ne parlava, diceva, due volte Shaq si è presentato con la tartaruga inizio stagione, nel 99-2000, il primo anello Lakers, e nella stagione dell'anello dei Miami. Quindi ha testimonianza che se quell'omone fosse stato sempre in forma non si discuteva proprio nemmeno. Vai, vai avanti e dopo inserisco il nuovo arrivato. No, certo. Uh, ah, ma abbiamo un nuovo arrivato. Sì, dai, abbiamo un nuovo arrivato. Eccolo qua, vai. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Sono venuto a rompervi le scatole. Benvenuto. No, quindi... dai, fi Finisce il ragionamento, ben... Fede, e dopo ti facciamo fare la carbonara, vai. Volevo solo dire ah, che... Ah, quanto sei simpatico. È vero che giocava in un'era in cui il gioco era più lento, le difese erano più arcigne, c'era meno talento, soprattutto nella sua squadra doveva portarsi il peso in attacco. E per questo si, si giustificano, secondo me, eh, e sono inattaccabili le sue percentuali basse perché oggettivamente un sacco di tiri se li prendeva da focus della difesa. Però come dire, secondo me le, le due cose un po' si compensano, una volta che come dire aggiusti le percentuali, va bene, se avesse avuto un'altra stella accanto avrebbe sicuramente vinto di più, ma non aver vinto non è una cosa che non è un motivo di critica per me che si può fare ad Iverson perché con, a parte forse nel 2008 con nessun roster poteva vincere, però ehm, aggiustando un po' le percentuali dicendo che Iverson avrebbe potuto tirare anche col 48-49% dal campo e col 34-35% da tre, per il fatto che io non lo metterei a livello di Arden Wade... Ehm, perché mancante in tantissime altre aree del gioco dove secondo me loro due sono, sono invece giocatori ottimi. Tra cui l'altezza. <ride> tra cui l'altezza assolutamente, il fisico che in, in difesa oggettivamente Wade è forse dopo Kobe e Jordan la miglior guardia, di mi sa che la guardia che ha stoppato più giocatori nella storia, mm -hmm. è una delle migliori guardie difensive sì, della sì, storia. A livello di Ardan, sì. anche quando vuole sa difendere molto bene tra l'altro. E quella è una cosa che per esempio hanno in più su Iverson, per dirne una. Eh, Un'altra secondo me, Wade, no. Arden, secondo me, è un playmaker migliore di quanto non fosse Iverson. Al di là degli assist, Iverson ha giocato con, con, con gente che non gli permetteva di avere 11 assist a partita come Anneliese. Adesso, Arden mi sembra un playmaker più naturale. Poi non so cosa ne pensate voi, volevo sentire freddo che. Eh, guarda, no, io, sì, sì, no io ti dico no no fa parlare Franz no, l'ultima cosa nel senso che Iverson eh, non, non era playmaker perché in quella squadra era impossibile esserlo secondo me però quando c'è stato da fare playmaker e ricordo non so se è addirittura gara 7 contro Carter ciao best player Lollo intanto in gara 7 contro Carter nel 2001 credo finì la partita con 16 assist qualcosa del genere per cui in realtà eh, cioè il, il pro problema tra virgolette di Iverson era che era talmente un eh, polarizzatore dell'attacco, cioè eh, quando le squadre di Iverson, cioè a Philadelphia, poi magari a Denver meno... Eh, poi, dove è andato a finire ai Detroit Pistons? In altre squadre, ancora meno. Però a Philadelphia era palla a lui e toglietevi dai coglioni tutti quanti. E infatti il mercato dei 76ers era tutto su prendiamo solo difensori. Tant'è che eh, Eric Snow era il partner ufficiale eh, di, di Iverson perché lo proteggeva in ogni modo in difesa. Mutombo. Era proprio il pezzo mancante di quella squadra perché era all'epoca il miglior difensore a livello di lunghi e centro NBA. Per cui in realtà è stata una scelta di Filadelfia quella di costruire una squadra totalmente difensiva a fianco di uno che in attacco aveva cioè, carta bianca. E allora ti faccio una domanda qui che viene obbligatoria, se questo giustifica le sue basse percentuali non sminuisce anche un po' i suoi totali e le sue medie, il fatto che lui avesse totalmente carta bianca e potesse prendersi comunque per tutti quelli nei commenti volevo specificare che non, non voglio, cioè, senso, io sto, riconosco che Everson sia un fenomeno, non è che sto qua a, a, a cercare di dire che non fosse un giocatore forte, sto solo come dire dibattendo su, su punti come dire, stiamo dando per assodato, cioè io almeno sto dando per assodato che sia meritatissimo il suo essere un all-famer, che sia uno dei migliori, non lo so. Adesso 5-6 guardie della storia. 5 probabilmente sono indeciso fra lui e Drexel come ho detto nel video, no? Perché molti mi dicono: Guarda che hai verso... Guardie è... in generale? No, no. Considerando guard shooting guard. Shooting guard ah, ok, ok. Facciamo okay, questa okay. cosa un sacco so me l'hanno chiesto. Che metti... Allora, per me, le migliori guardie, visto che mi sono arrivato un sacco di messaggi, sono Jordan, in questo ordine: Jordan, Kobe, Wade. Arden e poi uno fra Iverson e Drexler, penso ci metterei Iverson sopra, però secondo me Drexler è molto sottovalutato. Però non, non, non per sminuire il livello di Iverson. E comunque per chiudere, secondo me il fatto che lui avesse tutta un po' come quello che si diceva ad Arden due anni fa, si sì, tiene 36 punti per partita, ma in una squadra che lo fa attaccare, gioca per lui, può prendersi tutti i tiri che vuole, tutte le, le triple con la mano in faccia che vuole. Sarebbe in grado, qualunque superstar, di tenere quelle medie, che è quello che si dirà tra vent'anni. Cioè, eh, tra vent'anni diremo: sì, però Arden giocava da solo, aveva sempre la palla in mano, e eh, la squadra giocava per lui. Quindi vedi che è un po' ciclica la cosa. Ma cioè, però io... <ride> per Arden, un Beh, poi Arden ora non gioca da solo. Arden, Arden, è, Arden. Vero. Arden è vero. Arden mm -hmm. rispetto a Iverson, Madonna. Che casino, questi audio, no, mi esplode la testa. Allora. Arden rispetto a Iverson sta dimostrando in, questo, in questa stagione specifica di essersi saputo adattare meglio di quello che fece Iverson a, 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 a Denver, ad esempio, eh, quando andò nella squadra con Carmelo Anthony, per esempio. Per cui sicuramente ha un punto a favore di Arden. Sicuramente. E... Però rientra in gioco quello che avevamo detto, detto all'inizio, cioè nel basket attuale. C'è un talento Infatti. molto più diffuso rispetto a quanto non ce ne fosse all'epoca, per cui eh, all'epoca, cioè, è arrivata in finale una squadra che di attaccanti ce n'aveva uno, che era Iverson, uno, diciamo, adattato, che era Aaron McKee, gli altri erano difesa, sì. stop. E' vero anche che le squadre avversarie erano più, più scarse e meno talentuose per gli stessi motivi. Esatto, sì, era oh, gener generalmente, mia! diciamo... Un livello, forse a livello di singoli, un po' più basso. A forse a livello di. Eh... A Scusate, ho gli audio nelle orecchie. No, eh, no, po il volume. Eh, no, potrei spegnerli in realtà, però siccome spengono, cioè spendono scalabrini per, per lanciarmi sti audio, io a questo punto me li tengo. Comunque, vabbè, oh. insomma, il concetto è quello. Ciao Freddo. Buonasera a tutti, buonasera. Eh, devo dire la mia su Iverson. Vai, spara. Su amabile Cancretto Iverson. No, a parte di schifo. Eh. No, sì. Veramente, chi parte di No, allora, guardate, io... Sento... No, non ho sentito. No, dicevo, se, se vi ha fatto arrabbiare quello che ho detto io, tenetevi forti alla poltrona perché potreste... <ride> cadere in terra in preda alle convulsioni no ok allora ehm, anch'io eh, metto le mani avanti eh, dicendo ovviamente nessuno dice che fosse scarso assolutamente però Iverson diciamo non è mai stato uno dei miei giocatori preferiti e ehm, tendo sempre a diciamo, non voler bene a giocatori con una, con una narrativa esagerata come come quella di Iverson, che almeno eh, per quanto mi riguarda è una narrativa esagerata che va oltre anche quello che poi era il suo effettivo valore in campo, perché beh, secondo me Arden, era il, sì, Arden Iverson era il mangiatore di palloni per eccellenza, eh, come diceva benissimo Fede, e sono completamente d'accordo, ha tenuto quelle medie che aveva, eh, grazie a dei volumi disumani dei volumi disumani era sostanzialmente l'attacco di, di, di quei 76ers eh, come ha detto anche il franz poi tutta la squadra era eh, costruita per creare un muro difensivo eh, però non... cioè, eh, ragazzi eh, la struttura fisica di un giocatore è importante eh? anzi è determinante cioè, guardate durante Durante, se non avesse quell'altezza là, non sarebbe eh, Kevin Durant Non potrebbe essere così immarcabile come, come è, anche se eh, avrebbe comunque sia quella, quel tiro, quel, quel ball handling, eh, eccetera, eccetera. Quindi, quello è un punto, secondo me, che eh, lo mette un gradino sotto. Um, o comunque sia la fisicità in genere che lo mette sicuramente sotto a giocatori secondo me come Wade ma anche come Harden eh, Harden tra l'altro eh, è sicuramente un difensore estremamente migliore per cioè, anche se uno può dire sì ma si prende un sacco di pause ma Harden quando è concentrato e quando vuole riesce a fare una difesa più che, più che ottima eh, cioè, io non, non amo quei giocatori che sono eh, così poco funzionali perché eh, cioè, non ci dobbiamo girare intorno. Eh, Iverson prendeva troppi tiri, eh, tiri troppo contestati. Una uh, shoot selection secondo me tra le peggiori di sempre: eh, peggiore anche di, anche di quella di Bryant, eh, che era un altro insomma che la shoot selection non è che brillasse. Eh, ma è anche un po' figlio, cioè io cerco di capire questa cosa qua perché era anche figlia, diciamo, dell'epoca: quel modo di giocare, di voler vincere le partite da soli, eh, di volersi prendere a tutti i costi il tiro decisivo, eh, però. Beh, però... No, il problema di Iverson è che giocava con gente che in attacco non aveva, non aveva alternative era sì con... però io sono sempre dell'idea che eh, se te ce hai eh, 2-3 addosso e c'è un uomo libero, io prima di prendere un tiro eh, super contestato preferisco fare lo scarico questo a mio avviso è figlio di tutta eh, quella narrativa e di tutta quella storia personale che Iverson eh, portava sulle sue spalle è un discorso tecnico che si incrocia molto con quello, con quello culturale eh, a mio modo di vedere e adesso l'NBA eh, grazie alle, alle statistiche avanzate e insomma a tutta l'analisi che c'è adesso e che prima non c'era sta andando in una direzione eh, differente, diversa e anche ci va aggiunto a questo eh, quello che diceva Franz che è giustissimo della maggiore diffusione di, di talento quindi cioè, quando si va ad analizzare questi fenomeni qua, eh, bisogna sempre tenere in conto, se, di conto secondo me più fattori, che poi però questi fattori cioè, cos'è che determinano? Determinano eh, il giocatore e io eh, mi baso su, sui dati che, che possiedo per eh, tirare le somme su un giocatore e dico che Allen Iverson, è estremamente sopra, la sua narrativa è estremamente sopravvalutata a quello che poi secondo me era il suo effettivo valore in campo cioè io non ci vedo molta discrepanza di livello tra un'ottima, un tra quello che Iverson poteva fare e quello che può fare oggi nelle stesse condizioni un'ottima shooting guard dell'NBA del 2021 Io ho fatto l'esempio di Lillard, non so che ne pensate voi, secondo me a livello di talento, ora non vorrei far arrabbiare nessuno però con quel volume di tiri e quei compagni sicuramente non sarebbe arrivato alle finali perché si tratta di un altro giocatore, di un'altra squadra, di un altro tipo di attacco, però con quei, con quei volumi non lo so. Eh. Guarda, intanto eh, ho lanciato un sondaggio, visto che mi è stato pagato anche questo, in Scalabrini sempre, creare una squadra dal play da chi parti? Tre nomi proposti da Mika. Allen, Iverson, John Stockton o Chris Paul. Quindi votate il sondaggio così. Eh, Chris vediamo. Paul? ma no, proprio… Eppure eh, guarda, che, guarda che il vecchio John sta… Ma gli lo chiamiamo come playmaker? Beh, alla fine… Io gli hai come playmaker non lo vorrei perché è, una, è uno… Come si chiama, il motivo, secondo me, il punto che dicevi prima che Arden su Iverson non è tanto che adesso fa più assist… Secondo me, Iverson è sempre stato uno score first, pass second, un giocatore. Un giocatore che puntava prima a segnare e metteva palle al che a passarla, per quanto fosse un buon playmaker. Arden ha dimostrato di poter switchare, adesso a essere un giocatore, un pass per sì. First sì. Però io ti, fatto. Fatto... Ti, ti rigiro la cosa. <ride> Aspetta, Arden con una squadra come quella di Iverson avrebbe fatto di tutto per andarsene via. Sì. Ma eh, guarda, che quella Easter Conference non è che fosse così, così tanto è competitiva. Non la eh. chance di vincere contro quei Lakers. Quindi sì, te lo, te, te lo ammetto tranquillamente. Secondo me Arden avrebbe allora mm. fatto tutto per andare... Oggi cioè, i oggi giocatori... È troppo diverso. Oggi i giocatori si muovono più facilmente, cambiano squadra più facilmente di un tempo. Adesso abbiamo l'NBA, se guardiamo l'NBA di due anni fa e l'NBA di oggi, le superstar hanno quasi tutte cambiato squadra. Eh, al tempo succedeva molto meno frequentemente però ancora secondo me, cioè io sto cercando volevo come dire questo non impatta quale giocatore sia più forte su ste robe semplici cioè continua a, a, a succedere questa cosa per cui un sacco di gente mi scrive eh, sì ma giocava con la luce negli occhi con l'aggressività eh, e, e aveva uno stile io se già mi vedete che aveva con... la luce negli occhi perché non ci vedeva era accettato sì. Anche tu c'hai la luce lì, si vede il riflesso. Sì, ma non è sugli occhi, non è sui miei, sui vostri. Non è uno specchietto per le allodole. Sì, dicevi Fede? No, dicevo, non è, secondo me non è uno specchio, è proprio la luce, il faretto puntato. Sì, sì, dietro. è il faretto. Ma ce l'hai dietro? Ah, così. Sì, ce l'hai dietro. Sì, sì. Pensavo fosse un faretto davanti con uno specchio dietro, così. No, mamma mia, quanto sarei... Eh. Allora, ehm, intanto eh, il sondaggio è stato lanciato perché mi è stato, mi è stato richiesto. Ma eh, ah, comunque, stava... se, vu... se vuoi, Franz, dico, cioè, per diventare proprio ultra impopolare, dico la mia su Stockton. Magari <ride> chi ci segue la, la, la sa. Perché sì, io cioè, so. Iverson, Iverson, ragazzi, cioè, eh, ora perché magari uno può fraintendere quello che uno dice, ma Iverson comunque sia è a mani bassissime tra eh, le migliori shooting guard ovviamente della, della storia del gioco e lo, cioè, lo metto estremamente sopra Stockton cioè se Iverson aveva una, una narrativa esagerata Stockton, oh signore mio con, que, con quel cazzo di record degli assist eh, vabbè oh, però intanto qui proprio, qui proprio <ride> ora alzo la bagarre Aspetta, intanto, ma la My League su NBA 2K non sarebbe iniziata stasera? No, non stasera, probabilmente adesso vediamo se la settimana prossima o quella dopo. Bisogna ancora organizzare un po' di robe. Eh, per chi fosse interessato, punto esclamativo Lega Sub, eh, avete un link al regolamento. Eh, sto facendo una lega, cioè, sto provando a fare una lega su 2K21. Sì, lo so che c'è anche il record di rubate, lo so, e quello gli va reso tutto l'onore che si merita per il record di, di palle rubate. Io volevo una cosa. Oh Gesù, c'è cioè, già uno che si presenta con la immagine di profilo di Iverson, eh. <ride> di fa, già capire, fa già capire tutto. Un, un volevo fare eh, soprattutto alle persone in chat. Cioè questo, il fatto è che un sacco di persone, secondo me, si, si fa fatica eh, in generale, tra pubblico NBA, a mettere in discussione giocatori forti storici, fenomeni. È come se non si potessero toccare in nessun modo perché hanno scritto la storia, perché sono stati i giocatori più grandi di sempre, e quindi ogni critica viene vista come un oltraggio perché il giocatore. Cioè, secondo me, fa parte del parlare di basket: anche l'abilità di essere critici sulle cose, di cercare di avere occhio critico anche sui giocatori più forti. Nessuno sta dicendo che Iverson o Stockton fossero scarsi, assolutamente. Sottolineando degli aspetti per cui erano sopravvalutati o magari sono considerati migliori giocatori quanto non fossero. Ma non si tratta di essere detrattori, trattori. C'era gente prima che diceva e tre persone che odiano Iverson. Io non, non odio Iverson. No, ma neanche io, ragazzi. Sono qua, eh, ne, sono no, qua, sono qua. Se <ride> hai eh, eh. detto che è tra le 5, 6, 7 shooting guard migliori di sempre, eh. se questo è odiare... Dire sarebbe... qualcosa su un giocatore forte, uno dei migliori della storia, è, un, è questo infinito e in, incredibile oltraggio alla figura. Stiamo solo facendo un discorso con occhio critico su questi giocatori come lo si può fare su chiunque, non è, non, non è che ce l'ha particolarmente con Iverson. così. No. Quello difficile. di Rubate, di quello Rubate, di rubate dici? Quello di Rubate è assurdo. Quello di Assist, secondo me, eh, cioè è difficilissimo. E eh, il motivo per cui dico che eh, non è il miglior, cioè perché quello che io dico è che non è il miglior playmaker di sempre perché ha il record di Rubate, cioè. Non, non, cioè, non sì, è sai, vero, sai perché ha record di rubate perché ha saltato tipo 20. Scusa, partiti. scusa, scusa, scusa Franzo. Volevo dire record di assist, ah, okay. cioè, non um, perché a giocava. Eh, questo l'ho detto e ridetto perché a giocava con il secondo miglior scorer all time. E se uno mi dice, eh, ma eh, quindi vuol dire che insomma Stockton gli faceva dei grandissimi assist e lui è per questo che è il secondo scorer all time, e io rispondo non proprio perché eh, stockton non faceva eh, o meglio cioè non faceva così tanti assist eh, che creavano vantaggio rispetto a altri playmaker che io gli metto sopra perché eh, stockton era fortissimo un fenomeno aveva un timing eccellente eh, uno dei migliori sempre per gli assist però eh, erano comunque assist, diciamo, eh, da tra virgolette, se me lo fa, da ragioniere, cioè, non era l'assist che ti genera vantaggio come ti può fare oggi un LeBron James, eh, un Chris Paul, Doncic, eh, ma anche Arden, e perché questo? Non perché eh, Stockton fosse cioè, un invalido civile, ma perché eh, comunque sia eh, la componente del fisico. Eh, ci rientra sempre perché Lebron può fare quei passaggi e fa perché Doncic fa quei laser pass eh, allucinanti perché sono più alti più di due metri e perché Chris Paul perché Chris Paul ha delle doti fisiche che gli consentono di avere eh, un ball handling e un'esplosività che John Stockton non poteva eh, avere quindi nessuno cioè, io non voglio dire che Stockton fosse scarso cioè lungi da me assolutamente però ritengo che ci siano dei giocatori eh, anche dei passatori migliori di lui. Secondo me è più facile che venga battuto il record delle rubate che degli assist in realtà. Eh, infatti, dici, sì, si secondo in... me, non, non, vengono, non vengono superati a breve, per la direzione verso cui sta andando la NBA, a parte, mh, non vorrei dire una cavolata, ma penso proprio che a parte Magic Johnson, che è un caso unico, eh, nessuna squadra ha mai vinto un anello con un giocatore nel suo roster che teneva ehm, doppia cifra di assisti media in stagione. Lebron l'ha fatto con 8, con 9, e Stockton ne teneva 14, 11 in alcune stagioni. Ehm, come dire, ha sì, è, sì. è provato che avere un'unica soluzione per il playmaking non funziona nelle squadre, perché fermata quella eh, la squadra fa difficoltà a creare il gioco. E ora come ora le squadre per vincere devono almeno avere un paio di buoni playmaker ed è difficile che ci sia il singolo playmaker tradizionale quello che poteva essere Jason Kidd quindi io non, io non penso che cioè ormai un giocatore solo playmaker nell'NBA non ha lo stesso peso un, un, un playmaker deve essere capace di segnare una guardia, di fare playmaking siccome tu, tutti i giocatori devono essere più versatili è difficile che ci sia quello specializzato che ti fa 15 assist a partita e che supera Stockton negli assist volevo si... aggiungere un... sì, scusate eh, no. mm -hmm. Lebron è vero, Lebrone, perché questa statistica l'ho sentita forse prima della vittoria Lebron e Magic, mi pare, mm -hmm. comunque sono pochissimi. Se non sono Volevo fatti. aggiungere una cosa al discorso ottimo di Fede, eh, il motivo per cui ci sono secondo me i playmaker migliori è anche perché eh, qui si parla di, di creation di gioco, quindi di vantaggi che un giocatore riesce a creare per se stesso o per il compagno, in questo caso l'assist. E eh, un giocatore, un playmaker, più eh, armi, più frecce ha nella propria faretra, e più, eh, più gravity ha, quindi, quindi, se ha tiro, eh, se in penetrazione e al ferro ha delle percentuali alte, è bravo a concluderci, e più vantaggio riesce a generare eh, con l'influenza che ha sulle difese per il proprio compagno. Tutto qua è il punto, cioè eh, il, il playmaking, che poi il playmaker eh, ormai non è più solamente chi gioca con l'uno, ma eh, c'è playmaking diffuso e il playmaker eh, può essere anche il centro. Jokic. Sì, sì, ma infatti. E ci sono più playmaker in una squadra ormai. Ma penso Curry, sia... Green. Penso sia necessario nella palacanestro d'oggi sì. perché il, il gioco è molto più fatto di letture che di schemi rispetto a tanti anni fa e quindi ogni giocatore deve essere bravo a fare la scelta giusta nel momento giusto quindi è quello che si diceva sempre all'inizio cioè il talento è molto più diffuso sono richieste molte più skill da parte di tutto il quintetto se non di tutto il roster se vuoi giocare e cosa che un tempo non era richiesta, perché era richiesto a Stockton di fare quella roba lì. E ogni tanto tirare da tre, era richiesto a Malone: sì, ma tiri da tre comunque sugli scarichi. Eh, non sì, sì non in palleggio. Io, no, io, palleggio. Intende io intendevo quello, rispondo anche alla chat. E quindi, però... diciamo che è difficile appunto fare questo tipo di, di paragoni, proprio perché il gioco, ragazzi, è una roba completamente diversa. Di sì, eh, sì, certo. Voglio sull'abilità di giocare. tirare eh, da tre. Oggi un giocatore con la Lega di oggi è costretto ad allenarsi molto. Secondo me, per esempio. Faccio un esempio di non è un tiratore da tre. Così dotato come percentuali, e come secondo me è, un, è, un, è uno che punta più sul volume che non sulla qualità eh, del singolo tiro. E tiene delle buone medie, ma Voglio dire, se Stockton fosse nato nel 2015, entrasse nella lega nel 2030, sarebbe un tiratore da tre molto migliore perché passerebbe la sua vita ad allenarsi anche su quello e a costruire un tiratore da tre molto più affidabile. Quindi è complicatissimo fare, sono d'accordo Probabil Probabilmente Iverson è, in questa epoca avrebbe tirato molto di più da tre, quindi è molto no, sicuramente, è molto meglio e... di quello che non faceva all'epoca. Chiaramente, eh, Vabbè, certo, lo spacing è completamente diverso. Ah, è difficilissimo paragonare i giocatori però Stockton comunque sia eh, cioè, aveva proprio dei limiti fisici, che, cioè, non solo la statura, il peso, ma anche proprio eh, cioè, il, il ball handling, l'esplosività. Cioè, cioè, non lo puoi paragonare, secondo me, a un, a un playmaker come può essere anzi, a una point guard come può essere eh, un Chris Paul, uno Stephen Curry o Arden stesso intanto sì, il... il sondaggio di prima è finito ha vinto Chris Paul eh, visto che è stato riscattato Bene. un altro sondaggio lo lancio c'è giustizia lo lancio vai votate anche per questo visto che è stato riscattato giustamente e invece il sondaggio che ha proposto eh, Region Rondo che però era più una domanda per il freddo è Region Rondo o John Stockton freddo Stockton <ride> ecco <ride> Ma non è che so offende Stockton cioè a, a Ration Rondo, non piace cioè, questo elemento. Cioè, Io sto, io sto semplicemente mettendo davanti eh, gente come Curry, eh, Steve Nash, Jason Kidd. Anche perché Freddo il sondaggio mi sa che l'ha proprio proposto Ration Rondo. Sì, la... sì, ha proposto sì, sì, l'ha proposto Ration sì. Rondo. Allora, intanto c'è il sondaggio attivo, quindi se volete, se vi va di votare. Questo è già più equilibrato, eh. Prime Doncic, Prime Nash o Prime... A parte che il Prime di Doncic ancora dobbiamo vederlo. Eh, appunto. Comunque, Prime Doncic, Prime Nash o Prime Chris Paul. Oh, sorprendentemente, sorprendentemente Nash <ride> è lì in testa, eh. Domina. Eh, eh. Scusa, erano Prime Nash, Prime Chris Paul... O Doncic. Non ci bisogna, eh, bisogna tenerlo fuori per forza eh. Eh, Prime Nash secondo me. Io. Prime Nash. Ammazza, non pensavo, pensavo fosse meno meno visto, eh, Steve Nash. Ma, secondo me Chris Paul con, con quello che sta facendo ai Suns e con quello che hai fatto ha fatto i thunder, sta salendo tantissimo nei, nei rankings personali, del, del, cioè, solo tre anni fa nella seconda stagione dei Rockets me lo ricordo perché seguivo i Rockets era washed eh, giocatore finito eh, come dire ha tutti i problemi di testa Aveva il contrattone con e chi se battone, lo piglia gli sì, infortuni ha problemi a, nello spogliatoio litiga con Arden. adesso ha, ha dimostrato di essere un, un floor racer importantissimo uno che dove lo metti quella squadra è automaticamente una delle migliori 10, 5, 7 in NBA eh, e, e sta risalendo tantissimo, quindi c'è un po', di, secondo me, di quella che in America chiamano, non so se conoscete, cioè Risensi Bias dicono per dire, ehm, come dire, eh, su, non so. Mh, è spinto molto nelle classifiche perché molto recentemente ha fatto delle cose impressionanti. Se questo sondaggio l'avessi fatto solo due anni fa, secondo me avrebbe vinto Nash. Di, di eh, però, face... eh, però se lo facevi 4 o 5, secondo no, me eh. Chris Paul insomma, andava, andava molto. Eh, alto. Vi, vi, Comunque vicino, si parlava di prime, eh. vedi che vicino sì, sì. ad Arden, wow. La gente... vicino agli Houston Rockets più che Arden. Perché Vabbè, vi... però fe... cioè, che... Ragazzi, ma cioè, Chris Paul ha fatto. Cioè, una stagione ah, incredibile, eh, Prima sì, a, prima, sì. a, a Houston. ragazzi Poi, è finita il litigio, Patatarabi, sì. i risultati, Crispolo diceva Arden che aveva le tette da uomo eh, io ho dovuto leggere e vedere certe cose da tifosa di Rockets, impressionanti. Però la prima stagione e quei Rockets sono stati l'unica squadra a dare problemi seri agli Warriors Durant Appunto, sì, sì, farme, è quello che ho detto. Sì, eh, cazzo, è uno dei tanti what if della storia NBA, cioè co cosa sarebbe stata gara 6 e gara 7 con Chris Paul. Perché alla fine... Mancava è... anche guadagnare, eh? Da sì, gara 5. Per carità, sì. per carità. No, è mancato fino a gara 5. No, Godale, non, lo paragono, non lo paragono all'impatto di Chris Paul su quella squadra lì, insomma. No, ma... No, no, ma... Però va ma... a aggiungere un altro grandissimo difensore a una squadra abbastanza forte. Pure. Sì. Il motif non è se fosse stato Chris Paul. Il motif è se quella testa di cazzo di D'Antonio. Avesse detto alla sua squadra di smettere di tirare da tre dopo che stai 0 su 20 nel quarto quarto di una gara 7, si basterebbe quello, visto che all'intervallo eravamo tipo sopra di 15 in gara 7. Stavo lanciando anche senza Chris Paul alla quindicesima tripla di fila che non entra, magari non chiami il timeout e dici keep going, keep shooting, it will go in. Perché c'hai 20 minuti. non tre ore, quindi tu il go in è andata in troppo tardi, madonna D'Antoni io non <ride> sono un fan. quest'anno vince sì. l'anello D'Antoni, te lo dico eh, però da vice allenatore <ride> eh, vabbè in mezzo. è come com il governo Ombra, chi, chi che ha fatto il governo Ombra qua in Italia? 5 um. <ride> Stelle porca miseria, fatto, no 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 PD quando Berlusconi ah, sì, vinse, il PD, esatto. PDL non esatto. mi ricordo chi era il segretario. Mi sa, Veltroni Veltroni. Veltroni. Il eh. coso D'Antoni sta facendo Led Coach Ombra di Steve Nash. Allora. Eh, Franzi, scrivo qua perché mi avete stimolato in live. Che cos'è? Dove scrive? Ah, no, mi stava scrivendo su Telegram. Eh, nome di nome. Perché è l'uomo delle idee, ragazzi, nonché delle freddure. Ogni tanto ne spara, veramente eh, tipo, l'avete visto. A, a proposito di freddure, scusa Franz, ti interrompo. Lo sapete qual è il colmo per un medico? Di, chi, dimmi se ti devo chiccare prima di aprire bocca, se no. essere incurato. È arrivato un follower appena l'hai detto. Forse è entrato, è entrato solo per insultarti. Mm. <ride> Andiamo avanti. Faccio mi una battuta. Io anche ne ho un po' di freddure così. Se no. tutto, tutto, tutto è iniziato da chi, chi è il giocatore che fa divertire di più di tutti i compagni di squadra a Cleveland. A Cleveland? Sì. A Cleveland. Certo. Eh. Non ho fatto domanda. Cioè, chi è il giocatore famiglie. di Cleveland che fa di più divertire tutti i suoi compagni di squadra? Intanto, ringrazio WTV per, per il rai e Grazie mille. Ma c'è una risposta giusta, c'è una domanda che vuole avere, oppure è una nostra opinione? Che sta no, chiedendo. no, è una risposta sensata. Ah, è una, una battuta, è una freddura. Mm, non avevo capito, chi è il giocatore che fa più divertire? A Cleveland, i suoi compagni di squadra. Ti do 5 secondi, dopodiché lo devo dire, se no perdiamo i ritmi della live. Um. Niente. È Darius Gardaland. Bella, bellissima. Me la segno, te la rubo. <ride> non è mia, la rubata anch'io. Sì, sì. Ah, il nome di nome te l'ha detto, eh sì. Grazie mille per la sub Ludovico, no Ludovico, Ludorivo, che è Ludovico. Ma nome di nome è uno che ne sa. Ma ne sa pacchi, ma guarda, ne, sa, ne spara una dietro l'altra, quindi se vuoi iniziare nome di nome, poi ci fermiamo. Quando la spari, mettila in evidenza, così ci fermiamo, ragioniamo e poi rispondiamo. Allora, eh, oh man, that's weird. <ride> ok, allora, ehm... Vediamo un secondo se rientriamo nel discorso. Allora, intanto, il sondaggio attivo, in realtà, vabbè, è un, un po' combattuto. Intanto vi dico solo che Doncic è davanti a Chris Paul. Ma perché votano Doncic? Cioè, che, che si va a periodi ipotetici? Doncic, esatto, il prime di Doncic che abbiamo finora è adesso. O forse... alla ne è già la, meglio la... di Chris Paul. Eh, non penso io sia... Eh, abbiamo ancora, vedi, senso... Non fa bene neanche a lui essere già considerato più forte di Chris Paul. Me la segno. Ricordami che c'è qualcuno messo peggio di me al mondo. Tranquillo, non sei solo. Eh... No, sono troppe freddure. Allora, eh, Don Cic non supera il primo turno con i Dallas. Allora, entriamo un attimo nell'attualità, così dopo magari se mi viene una domanda su Iverson la riprendiamo. Ehm... I Lakers rischiano seriamente di andare ai play-in, secondo voi? No, assolutamente no. No. Quindi arrivano tra le sono... 6? Sì, alla Ma grande. Pensa, così sicuri siete? Dio mio. Io abbastanza, sì. Vabbè. Ma anch'io. Pensavo, pensavo di suscitare più... Quanti no. no. punti ariano sul playing adesso? Cioè quanto sono sopra? Veramente... Eh, C'era un po' di, no. No. Un ah, po di margine. Io, tre forse. No, di... Di... Ma forse non fossero così vicini l'ultima volta. Che avevo no, mi sembrava, mi sembrava quattro a me. Adesso sto guardando. Vai, guarda, perché il problema è che, me, no? problema è che eh, Anthony Davis in teoria dovrebbe ritornare la settimana prossima, forse. Lebron James ha ancora un paio di settimane fuori, secondo me. Vabbè, la... ma Lebron cioè, sostanzialmente non ha, non ha nulla. Cioè, se serve, scoop. rientra. scoop <ride> No, se serve, rientra. No, sono, in questo momento sono un record di 32 vinte e 20 perse e il play-in è a 29 e 22. Sono ah, tre giusto. Tre. Ah, vabbè, dio buono. C'è margine. Dipende mm -hmm. anche perché prossima, la prossima credo sia Lakers-Nets, quindi perdono. E quindi, insomma, secondo me bisogna vedere anche il calendario. Sì, sono, perché... in, trasfer sono, no, mm. sono in trasferta est, però le cioè, escluse quelle dure mi sembra fossero Miami e Nets, che sono le prime due, mm. poi le altre mm. mi sembra sia roba più abbordabile. E con Miami Io hanno non... perso. Comunque. io non darei per scontato che. Sì, appunto, dicevo le più dure, Miami e Nets. Io non darei per scontato che una volta tornati Davis e Lebron si ritorna a vincere immediatamente perché in questo momento i Lakers hanno dovuto trovare un modo per giocare insieme, costruire tiri, fare canestro, attaccare senza loro due e inserirli vorrà dire tornare a un sistema di gioco che magari non usavano un po'. Quindi se adesso RL diciamo che ne so Vogel vorrebbe che era il si prendesse anche 18-20 tiri a partita perché non hanno altre opzioni come dire dovranno ristrutturare l'attacco che avevano prima e magari non è una cosa così immediata se si abituano a giocare senza le superstar eh gli conviene però perché senza le superstar credo abbiano un record da, da gatti morti sì. al momento no, certo. e che hanno vinto con Orlando sì. e Cleveland perché <ride> se no stavano messi in sì. maluccio eh, C'è que questa domanda che intanto il sondaggio l'ha vinto Nash quindi Nash col 43% Doncic e Chris Paul alla pari col 28% quindi alla fine si è più o meno equilibrato. Secondo te cosa sarebbe successo se Leonard non avesse segnato in gara 7? Poi tra le finali di conference tra Philadelphia e Milwaukee chi avrebbe vinto e la finale cosa sarebbe successo? Eh, <ride> lunga questa allora, ah, cazzo. intanto erano in pareggio credo quindi sarebbero esatto, andati i supplementari. Sì, appunto. <ride> cioè, bisognava su... vincerla comunque la partita, esatto? Eh, sarebbero andati i supplementari, metti caso fosse passata a Filadelfia per me in finale sarebbe arrivata a Filadelfia quell'anno lì con Jimmy Butler. Eh... Eh, ma quell'anno è stato, non, non dico. cioè... Diciamo, secondo me il 50-60% del motivo per cui Fili era lì era bah, Cioè Io mi ricordo che in Bid si era infortunato: ha avuto un sacco di infortuni. Sì. contro Rattore se aveva giocato tipo due o tre partite su sette. Sì, non ma la... poi stava male anche quando comunque si è certo. giocato. E batteri alla fine era stato quello che aveva tirato avanti e retto la baracca per, per, per filare. Cioè non non, non c'erano gli NBA Simmons che ci sono ora in, que in, que in quella figlia. Quindi io non so contro i batteri. Ma era una squadra dalle spaziature orrende comunque. Sì. C'era cioè sì. sì. anche Orford. Orford, no, Orford, Orford, scusa, qualità. Tobias Harris. Cioè. Harris. Sì. Eh, qua c'è la freddura ragazzi, ne faccio una già proposta, nel febbraio 2018 contava 542 milioni di utenti mensili, adesso prova ad affermarsi ad Atlanta. Chi è? Tutto, 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 tutto. Tu, 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 tu. Prova ad affermarsi ad Atlanta. Sì, ma mm. questi comunque cioè, sono freddure, non sono indovinelli, quindi uno li dovrebbe sparare subito dopo. Cioè, eh, sì, no, però vi, vi dava il tempo per ragionarci un attimo, questa è vecchia, molti già la Sì, però diventa, diventa fastidiosa cioè, se, la, se la fai così, capito? Cioè devi, perché sennò cioè, te la, la, la tiri troppo alla lunga. Me la devo dire io? Vai. Sì. Come, che poi uh, mi innervosisco. Cam reddish. Reddit. Ah, Reddit. Va bene, allora, eh, andiamo avanti. Eh, avete ma visto? Me, sì, volevo fare una domanda al volo io. Secondo voi, um, i, 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 anche per le persone in chat, i, i fenomeni dei Nets, sta, cioè, nel senso, a, a inizio stagione Irving ha saltato un sacco di partite per motivi che non si sa, se n'è andato. Poi è tornato Irving e Durant si è infortunato. Poi è tornato Durant e adesso è infortunato Arden. Ma stanno facendo i turni di riposo per arrivare freschi ai playoff? O è solo un caso che... Che voglio dire, si infortuna in una rotazione. Per me, per me io l'ho già detto. Secondo me, Kevin Durant e James Arden sono la stessa persona. Ah, <ride> cioè, Durant cosa fa? Si toglie pezzi di muscolo e se li mette no, no, invece si, in orizzontale, toglie, in verticale. Si taglia le gambe dal ginocchio in giù e si mette sì, proprio sulle ginocchia. e que no, quello che avanza, se, cioè, se lo mette lateralmente. La <ride> No, secondo me cioè, non gli fa bene. Eh. Hanno giocato mm. solo 7 partite insieme. Tra l'altro, abbiamo con controllato 5, ieri sera con il Bon Prat. Sì, 5-2 di record. 5 -2. 5 -2. 5 -2. Allora. Però, ragazzi, non gli fa bene. Cioè, cioè, se fosse fatta apposta, non sarebbe secondo me una grande mossa. No. Ma mm. per nulla, sì, non lo so. Poi se lo facciano insieme. Adesso Arden ha una contrattura alla fine potrebbe sì, sì. tornare abbastanza presto 10 giorni e gli è andato quindi secondo me è già a metà della settimana prossima poi all'improvviso arriverà un impegno familiare di Kyrie Irving eh, che non si esatto. sa che cosa faccia ogni 3x2 oh, aveva la um, sorella incinta, incinta. Mm -hmm. ma una domanda gara 7 finali di conference Lakers eh, no scusate Nets-Bucks eh, Nets. un minuto sul cronometro partite, partita pari voi siete i Nets, chi lo prende il tiro? Chi prende la tripla in catch and shoot? Chi ha messo meglio? Play Griffin. No, ma se devi, se devi strutturare la giocata, sei l'allenatore, devi fare... Devi eh, dipende, dipende come... in catch and shoot? Non lo so, chi prende l'ultimo tiro comunque. Poi. Eh, dipende come, come lo disegna. Eh. Eh, dipende, io, io cioè, dipende, dipende quanto stai, cioè quanto è il risultato, quanto manca, perché si può... Cioè, Oh, hanno tantissime opzioni che ne so catch and shoot Joe uh, Joe se Harris gli serve sì. Durante, catch serve. and shoot all'ultimo <ride> se lo prende Durant <ride> <Non so, ride> Pen penetrazione <ride> è penetrazione mm. se dovesse disegnare Nash una penetrazione per l'ultimo tiro se lo prende io, io lo farei prendere non lo so perché alla fine fra i è più clutch secondo me eh, allora. io infatti io, io per una penetrazione o comunque due punti andrei con uh, con Kyrie. Secondo me anche, per, anche con tre perché magari durante più facile te lo metti perché alto, però Irving è è il, è il big shot maker, di quel, cioè Irving è il giocatore che quando manca poco è sempre stato quello che ha fatto il passo in avanti, poi non so. Secondo me dipende anche da, da come sono cioè sti rischi. E i due vengono morti da 35 Mamma punti mia. con 10 punti a dire durante Arden hanno tirato pay, cioè anche dipende da come stanno le sì, sì, certo. Comunque, ragazzi, adesso no. Allora. Però eh, scusa, io la risposta ce l'ho. Se stiamo eh, sotto di uno e mi servono due punti per vincere, serve un buzzer beater. Io vado proprio sul tranquillo, cioè sì, davanti li metto così. in cassaforte, esatto, lì da, dal mezzo angolo lì in mid range la Marco si gliela dai in mano ah, okay. un paio, si, di, di, si, un paio si, di finte eh, eh, sul movimentino. Là, e quelli sono due punti slot no, machine no, no, e via è il miglior tiratore della media distanza in quella squadra eh. bah, per, per, come? Non so se la Marcus Oldridge è il miglior tiratore da media distanza di quella squadra, considerato. No, che c'è Il miglior tiratore da media distanza della storia del basket. C'è Durante. Yeah. Però da quella, cioè in quella mattonella da quella lì, Oldridge, quel, quel movimento lì, lì che, con, cioè... con, con il punto di rilascio più alto della storia del basket dopo lo Skyhook di Karim Abdul-Jabbar, lascia sì. con, il, con il braccio steso. Comunque, allora volevo un attimo entrare nella top 25 di ESPN perché ci sono delle domande che sono state riscattate, tipo cosa ne pensate? Intanto penso l'abbia fatta Paul Pierce prima di, di fare il video o durante il video con le spogliare liste, perché è una classifica che non ha alcun senso dopo essere stato cacciato per vendicarsi. esatto, cioè, oppure mm. è stato cacciato perché la classifica fa cagare <ride> <ride> comunque eh, cosa ne pensate del fatto che ESPN abbia messo la melo davanti ai giocatori come Spida, Mitchell o Jason Tatum? Prima domanda eh, poi seconda considerazione invece riguarda eh, i Nets, mi sto un attimo perdendo non no, mi è arrivato il commento di Giulio perfetto quindi vabbè, l'altro era va bene riposarsi a turno per i playoff, ma qualche partita insieme dovranno pur farla per creare un po' di amalgama, quello che dicevamo. Sì, dei nets. Poi, eh, ragazzi, comunque Irving ha un atteggiamento che da un professionista è inaccettabile, dice Farma ma dipende sempre che cosa perché in realtà non, non, sappiamo, eh, non lo sappiamo cioè, a me mi sembra <ride> che quando è in campo cioè, ci lascia completamente tutto e sta giocando una stagione Strepitoso. eccezionale Strepitoso. e soprattutto eh. certe volte ha fatto delle uscite a vuoto la terra è piatta ma Irving secondo sì, me ma... è una persona maledettamente intelligente cioè certe volte sì, sì. io mi ricordo prima della bolla era uno dei pochi a dire secondo me non dovremmo farla perché distoglie l'attenzione dal movimento Black Lives Matter. E tutti dicevano, no, è solo perché te sei infortunato e comunque non la puoi giocare. No, perché i Nets non ci sono e comunque non la puoi sì. giocare. In realtà aveva senso. È uno che sa quello che dice. È eh. tipo il capo del vice capo. Dopo sì, è goal. uno, dei, è uno ma, dei... Ma infatti, ragazzi, cioè, quando... L'ho visto <ride> subito all'inizio inizio stagione. Eh, nei Nets lui è, secondo me, è il è il leader, cioè quando lui parla tutti la... cioè, si mettono proprio intorno e si mettono ad ascoltare quello che dice cioè non è un... secondo me c'è una narrativa eh, un, po', un po' distorta attorno a Kairi eh, perché secondo me è una persona, e un uomo di un'intelligenza molto maggiore rispetto a quella che che I media fanno trasparire, cioè, se sì, questo sì. sembra un cretino un bar, cioè, lo dipingo come un cretino sì, un barbone ne tipo che sparge non... la salvia si sì, vabbè. Ragazzi. È... No. Cioè, sì. Crede in queste... in queste religioni orientali, cioè nell'animismo. Okay. Io non ci vedo sì, neanche la problema. stessa cosa Che fa, fa volare sì, e... esatto. Sì. scusatemi sì. intanto, ringrazio Sfra per Raid e Lost, shout out al canale di Isfra, quindi andate a seguirlo, iscrivetevi, fate tutto ciò che è necessario. Ringrazio i nuovi followers. E... Eh, Rispondiamo a questa domanda di Gabri. Eh, esatto, qualche... commentiamo mm -hmm. questa roba, perché io ho letto oggi la, la top 25 di SPN, ci sono alcune cose assurde, a parte nella top 25 ci hanno messo Sabonis che ha 24,9 anni. Cioè, dopo spiego. Oh, sono precisi? Cioè, 24,9 <ride> anni. Ok. Cazzo Poi... li porta male. Li porta male. È eh. eh, tutto suo padre. Alla fine. Oh, allora, vi do questo scoop. Eh, oggi ho, ho creato un video da quara, quasi 40 minuti e c'è dentro, è, è dentro anche Saboni's padre. E quindi, così mi viene. Così, ecco, è una roba più grandi bevitori all time, esatto. Vin Baker, <ride> Kion Clark. <ride> Vabbè, Vimbe, Polga sì, sì. un, Uno che fa di nome Vin. Eh, Vin, un nome è una garanzia. Comunque ragazzi, eh. a parte tutto, la classifica secondo me l'ha fatta uno che si era appena bevuto questo è l'altro mondo. E... No, ha fatta la spogliare lista, quella che aveva sbagliato sui Bravo, bravo, lei l'ha fatta lei. La conosco, l'ho fatta... con... riconosciuta. E <ride> <l 'ho riconosciuta. ride> tra l'altro, Pratese ha pra anche detto che le poteva scegliere anche meglio. Eh. Io avessi avuto i soldi e l'avrei preso meglio ma sai che hanno gusti particolari poi questi sotto l'effetto di crack sono particolarmente sì, eh, suscettibili ma Comunque... qual è la classifica che la sto cercando per sapere allora di... guarda l'ha pubblicata anche il sito di sky tra l'altro facendo una gaff incredibile quindi un attimo mm -hmm. che vado a riprenderla perché è, ci... è, è una top top 25 top espn degli ah. under 25 ah ecco l'ha trovato ma perché ha fatto gaff perché intanto ha messo la foto di Donovan Mitchell quando il giocatore in realtà era un altro. Vabbè, si s'assomigliano tutti, dai. Ecco, no, aspetta, free agent è il prossimo anno. Ma ha messo primo Colin Sexton. No, no, quello era no. dal 25. -ese. Prima c'è Doncic. Primo Doncic. Giustamente. Secondo ah, ma... Zion ci sta. Yeah. Cioè, terzo la... Lamelo, terzo sì, Lamelo, eh, terzo Lamelo, ma aspetta se, se voi scorrete, a parte che c'è anche di Andre Eaton in classifica che ha 52 anni, non capisco come mai eh... Simmons, settimo sì, ma poi aspetta, eccolo oh, qua, oh, hanno messo mia. al numero 13 Jamal Murray con la foto di Donovan e... Mitchell, siamo al top, no. No, io ce l'ho corretta. Eh, perché non sei sul sito di, di Sky. Ah, eh. ok, ok. Comunque, diciamo, diciamo ai giocatori... Papà. Ho messo la foto del papà di Jamal Murray. Ah, ok. No, <ride> non, no non ho messo un'altra foto di Jamal Murray. Born <ride> <Pornab. ride> Allora, eh, si riconosce che è lui dalle qualità innegabili. Sì, sì. Allora, comunque, dal tiro. Sono Colin Sexton 25, Lonzo Ball 24, poi c'è Jarrett Allen 23. John Collins, 22 Tyrese Alliburton, 21 DeAndre Ayton, 20 Anthony Edwards, 19 Domantas Sabonis, 18 con 24.9 anni poi Michael Bridges questa cosa era il punto 22.5, punto... 21.6 sì, sì. non lo Vabbè. so Bridges. come cazzo li calcolano Guarda. questi americani ma... Michael Bridges alla 17 Trae Young alla 16, molto basso quindi si vede che gli americani si stanno rendendo conto che forse non è quel gran giocatore che pensiamo. Jamal Morant alla 15, Michael Porter Jr. alla 14. E non vedo più i messaggi della chat, perfetto. Jamal Murray alla 13, Jalen Brown alla 12, Brandon Ingram alla 11. Poi c'è Top 10 Shea Giggs Alexander, Bama De Baio. Devin Booker alla 8. Ben Simmons alla 7. Hanno messo Diaron Fox alla 6. Questo secondo me si sono drogati pesantemente. Sì, assolutamente. Jason Tatum. No, vabbè, la, la Melo alla 3, dai. Vabbè, la Melo alla 3, sì. Jason Tatum alla 5. Mitchell alla 4. La Melo alla 3. Zion alla 2. Sono drogati anche per Zion. E, lui, no, dai. e Luca alla 1. Questo è. D'accordo. Questa classifica all'intanto è dire chi è il più forte adesso o chi ha più potenziale. Che ha più potenziale dovrebbe essere quindi, per esempio, perché io penso mm. che il, come dire, mm. non crescerà più di tanto come giocatore anche più di, di tanto più di quello che è adesso, come numeri, come produzione. Eh, esatto, Scusa, esco un attimo, vai, attimo perché rifrescio perché sennò vai, non freddo. vedo i messaggi. Comunque, c'è scritto. Calcoli, vai, sì, come ogni anno, mm. ESPN ha compilato la lista dei 25 migliori giocatori sotto i 25 anni al loro potenziale futuro, incrociando le classifiche realizzate da Bobby Marks, Kevin Pelton e Mike Smith. Ok, quindi su sul giocatore che potrebbero diventare... Sì, sì. Ok. Io non so, tutta sta, tutta sta fiducia su Diaron Fox alla 6, io non, non ce la vedo. No, comunque guarda, eh, ora... Non è che, la, cioè, visto che si va in potenziale, metterlo alto non è una bestemmia. Eh. Magari no. non così alto, però cioè, ha un diamante Cioè, un a di cioè, otto posizioni in più di Giamorante, no? No, ma infatti ti ho detto, cioè, metterlo così alto magari no, però metterlo in alto sì. Cioè, visto che si fa il potenziale, un, un barlume di, di senso ci può essere, perché se sennò... no. Cioè non, non c'era minimamente motivo di metterlo davanti a Gentleman Mitchell, Tatum, Simmons e via dicendo. Ma secondo voi è un caso che i primi tre siano le prime tre scelte degli ultimi tre draft? O l'NBA che cerca di... No, Doncic. non vero. è la prima scelta. No, eh. no, Ma Neanche la Melo, Neanche, neanche la Melo. Neanche... Non so, ah, sono stati i giocatori più forti. Niente, scusate, mi ho detto una stronzata io. È vero, la prima scelta è stata Ayton e nel draft di Lamelo è stato... È edwards sì. edwards sì. perché gli abbia detto questa cosa, sì. Niente. però perché sono i tre come dire, giocatori più forti dei tre draft, secondo Rooki me? Rookie dell'anno, le... la... beh, no, Rookie dell'anno nemmeno perché Zion ha saltato tutta la stagione, che vinto però cerca Ratt. di compare i, i tre giovani pupilli, forse. Sì, oh, sono quelli da spingere diciamo. per questo io avrei messo più su anche, anche già Morant, Se fosse stato quello l'intento perché è un altro che, che piace al pubblico, sì, ma anche perché ma io, diciamo... io addirittura avrei. Io pensavo Zion fosse alla 1. Onestamente, beh, dai, no, no da no, però a livello visto che l'hanno fatto in questo modo, a livello di potenziale hanno messo terzo Melo, Ci poteva stare e mettere Zion alla 1, perché sicuramente è un giocatore cioè, che può. Ehm, come dire, costruirsi di più rispetto a, a Doncic, cioè non sto dicendo ora, disclaimer per la chat non sto dicendo <ride> che Zion è più forte di Doncic assolutamente, tranquilli non vi irritate secondo me Doncic è l'unico qua in questo gruppo che ha veramente goat Potential, nel senso che può diventare e... uno dei 10-15 della storia, è l'unico che pure di più di 10 più Od oddio, io Zion a me fa sinceramente impazzire un sacco, eh anche a me la domanda è dura Zion fino a 32-33 ah, anni eh, vedremo, si vedrà, eh, si si vedrà. vedrà. In allora, se, ne, se ne discuteva ieri sera anche con Pratesi e eh, cioè, ero d'accordo con lui nel dire che eh, comunque sia Zion non è un fisico costruito, è un fisico naturale per cui eh, secondo noi eh, non è così a rischio infortunio come altri altri giocatori eh, insomma, nel, nel passato si faceva l'esempio che eh, secondo lui era molto calzante, se, eh, mi, mi diceva che comunque ne, ne parlavano tanto anche all'interno di Gazzetta. Del paragone con Pato, cioè, Pato arrivò al Milan che era così e prese 20 kg buoni e qualche centimetro d'altezza quando è arrivato al Milan, e quindi è tutto un altro paio di maniche. Cioè, non parliamo di, un di uno che è arrivato in NBA che pesava 30 kg meno di ora. Comunque sì, io non ho una gran fiducia su Zion, lo sapete, però staremo a vedere. In ogni caso, Michael Bridges sopra Sabonis, credo di sì, perché Sabonis secondo me ha toccato il suo apice a 25 anni e non sì, credo possa sì. migliorare, quindi se ne, fai, sì. se ne fai un fatto di potenziale futuro, secondo me Michael Bridges gli sta davanti meritatamente. Poi c'era una domanda però veramente complessa sulla top 10 all time personale. Eh, se non volete farla, Franz, vai su internet e commenta quella di ESPN che fece un anno fa. Quella sui 74 giocatori migliori. Oh, Gesù. Secondo me, facciamo prima a fare quella personale, cioè, cioè, nel senso andare a commentare quella, poi nascono un sacco di discorsi. Perché sicuramente ci saranno un bel po' di cazzate perché le, le, le top di ESPN sono sempre fatte da Paul Pierce, mm -hmm. poi... esatto. <ride> La Paul Pierce sempre in, in situazioni poco raccomandabili. No, eh, allora, top 10 all time, ragazzi, l'ho cioè, già detto, è difficile eh, inserire, inserire giocatori che non, non, non siano... Cioè, che, che hai solo per cui hai solo sentito dire, tipo eh, i vari Robertson, Chamberlain, Russell. Cioè ce li metti perché sai che sono stati dei grandi giocatori, ma... Mh, All time personale potremmo fare ad esempio i 5 giocatori che eh, ti, hanno, ti hanno fatto magari piacere o innamorare del basket, non so, qualcosa del genere. Però per, per non scadere sui soliti nomi, insomma. Eh, io inizio con lui. <ride> Dopo. Guarda, ci metto Carter, Jason Kidd e. Mac, Jason Williams E mi manca il quinto. Vabbè, dai, ci metto un anni 90, ci metto vabbè, Michael Jordan perché è inevitabile. Magribo. <ride> <ride> Uh, b -b 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 Jordan uh... aspetta c'è un sondaggio attivo che è stato pagato cioè secondo voi i Milwaukee Bucks possono fermare i Brooklyn Nets poi ne parliamo anche noi perché io ho una mia teoria vai bene uh, preferiti eh si dice giusto quelli che ti hanno non so che in qualche modo ti hanno hanno contribuito al tuo amore per la palla a spicchi vabbè eh, Jordan Kobe Uh, Ginobili uh, Curry Steve Nash, ehm, vado io dico: vabbè, Arden, poi Durant Melo. Mm, <ride> <ride> no, probabilmente Kawaii. Probabilmente Kawaii, Jeff Tigg, Jeff Tigg e, e, non lo so. Direi dai, Butler. Jimmy, grande Jimmy. Jimmy. Comunque ah, è bello, Franz, vedere l'escursus temporale anche delle de, eh sì, de classifiche che abbiamo fatto. Vedi? Tipo, inizio 2000, metà 2000 e fine 2000. Esatto. mi sento estremamente vecchio. Allora, eh, andiamo sul, sul sondaggio che è stato lanciato perché sono, eh, cioè al momento siamo 50 e 50, come sì e no. Cioè, i Bucks. Possono fermare i Brooklyn Nets? Io l'ho già detto più volte, i Bucks secondo me si sono attrezzati per fermare i Brooklyn Nets perché hanno intanto un quintetto che difensivamente forse è l'unico in NBA che può provare a marcare in single coverage tutti e tre con ruoli dei P.J. Tucker e ha detto no. Dumbo, no, Kyrie no, Irving... No, 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 no. Arden e, e Durant ho detto, può provare che lo Dopo... metteresti uh -huh. PJ su Arden, Arden. Su Arden. Mm. E, e, e Giannis su Durant, dopodiché, secondo me dall'altra parte i Nets non hanno niente per fermare il greco, zero assoluto. però è un parere mio, ditemi la. Claxton, cosa. e Claxton mm. si mette a giocare 35-40 minuti. Assolutamente è... no, assolutamente no. La domanda per Tucker, però, eh appunto. Come scusami? No, è anche tipo, Tucker La domanda per Tucker non gioca 30, 36 anni. Non, non, non penso che lo facciano giocare più di 20 minuti generosi a partita. No, Secondo però mio. è chiaro che si parla del quintetto in, che, che useresti nel caso di partita. In Comunque c'è anche Durante eh, su Giannis. Beh, mm. fisicamente secondo me non Beh. regge più no. tutta la partita, quantomeno no. No, ovvio, ma eh, cioè, non penso che nemmeno Gianni smarcherà tutta la partita durante. Secondo me. Cioè, anche perché comunque sia, ci sono, ragazzi, ci sono i cambi. Ci sono i cambi, sì. eh, cioè, E poi ehm, io non so tanto convinto di... Cioè, come difendi sui nets In no, single esatto. coverage? Cioè, io non sono convinto sia un'ottima no, idea sono, difendere sono in sono single coverage. A ah, posto che sono indifendibili. No, no, sì, sì, no, no ma quello che volevo dire io, non, non so se è una buona idea ehm, cioè, passare i blocchi e, e, rimanere, e rimanere con l'uomo in single coverage quando hai l'attacco cioè, più forte della storia in isolamento. Cioè, cambierà, volendo, sì, ma sì, è perché volendo, cioè, se te inserisci in quintetto, eh, che so, Oldridge eh, per pochissimi minuti, eh, mm -hmm. con i tre più Harris, ci metti dentro Oldridge da finto 5, diciamo, cioè, questi sono tutti giocatori che tranne Harris eh, sguazzano benissimo negli isolamenti, perché anche Oldridge, come si diceva è prima, da mid-isolamenti. Eh, es esattamente. Cioè è un grosso rebus, uh, obiettivamente io li vedo, cioè, batterli quattro volte la vedo, la vedo molto dura, se stanno tutti bene, e, insomma se reggono tutti mentalmente anche. Per me i bugs li possono battere, i nets? Sono, secondo me, dopo i Lakers, la squadra che ha più possibilità, però devono fare tutto perfettamente perché ai Nets non, già hanno abbastanza, non li puoi concedere niente, deve andare tutto, come dire, devono allinearsi un sacco di pianeti, devono mettersi un sacco di cose in fila e devono succedere un sacco di cose perché i Bucks battano i Nets. D'altra parte, secondo me, eh, i Bucks possono battere i Nets se i Nets hanno qualche problema. Se Brooklyn riesce a trovare la chimica e a giocare come una squadra e a avere una difesa non buona, non buonissima, buona, mediocre, da top 12 dell'NBA a quel momento diventano imbattibili, perché hanno semplicemente troppo talento offensivo per, 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 per essere fermati. Vediamo, i Nets se dovessero trovare un qualche tipo di intesa diventerebbero infermabili, perderebbero solo per loro errori, dato che sono immarcabili. Mm, sono d'accordo. Più che altro che i Nets saranno inviolabili per i prossimi anni. Eh, perché in tutti, e tutti e tre hanno un pluriennale almeno 2-3 anni, quindi insomma sulla carta questa squadra potrebbe dominare per i prossimi 3 anni. 3 anni, diciamo. Mm -hmm. Fila è non bello. ha possibilità contro i Nets. Allora io la Easter Conference la vedo così: è un, po un, è un po' un grande labirinto. Secondo me i Bucks sono la squadra a est più attrezzata per poter dar fastidio ai Nets, ma eh, farebbero fatica con Philadelphia. <ride> E Miami è la classica mina vagante in più in un eventuale primo turno, bucks Boston che non è del tutto campato per aria. Eh, insomma, farei un po' di attenzione. Perché i Celtics eh, potrebbero arrivare sesti, eh, ho capito che non, non avete fiducia in questi Celtics, no, ovviamente. no per nulla, frazza. però ai playoff talento ce l'hanno. Sì, Io... ma secondo me è saltata la bambola dentro lo spiatoio, eh. Eh, lì, guarda, lo sapremo secondo me solo ai playoff. Cioè, se va a finire. C'erano voci finire come... anche di Brad Stevens via che tornasse guarda, ad faccio, allenare il college. Ti faccio il paragone: se va a finire come Philadelphia l'anno scorso, 4-0 playoff a casa, salta sicuramente Stevens e cambia radicalmente tutto. Però, ai playoff, sai. No, non do tutto per scontato. Sì, ma non c'è, non hanno un centro decoroso. Cioè, hanno preso Fournier che non so a cosa gli possa servire. Tutto starà a vedere se Kemba ritorna in forma. Ma comunque hanno delle voragini a rostere. Eh. Poche settimane fa avevano fatto un'intervista, non mi ricordo quali giocatori dei Celtics, e dietro si sentiva dallo spogliatoio urla. Tipo Smart e Stevens che urlavano suoni di sedie che sbatte, non so esattamente cosa avessero fatto, però si sentiva dall'intervista proprio litigi forti all'interno dello spogliatoio. Quindi cioè, in questo momento, secondo me, neanche, non hanno neanche la testa per, per un match up con i Bucks che invece puntano a vincere, quindi entrano nella serie con un altro oh no, Sono però insomma, intanto ha vinto sì, eh. i Bucks possono fermare i Nets sì col 53%, e il no col 47%. No. Come... Uh, quindi insomma c'è fiducia c'è fiducia oppure, oppure, oppure si sta gufando banalmente eh, la domanda è possono fermare i Nets sì, fermeranno i Nets no. <ride> no, difficile possono, possono sì. no, eh, secondo me ecco i Nets potrebbero fare al massimo la fine di, di Miami 2011 cioè, cioè per però No, va bene, sì, va bene, nel senso deludere contro una squadra sulla carta inferiore perché magari c'è qualcuno che tira fuori una serie di quel livello lì, o, o più o meno, insomma, di quel livello lì. Ma, ma, ma magari cioè, vuoi perché hanno giocato pochissimo insieme, vuoi perché magari eh, c'è qualche piccolo problemino fisico o per varie ragioni di amalgama non trovata. Si possono, io li vedo, ecco che se perdono, perdono per colpa loro. Invece io eh, faccio una domanda, poi io devo andare. Eh, vo volevo chiedere, ma se, secondo voi, se i Nets sono, eh, come dire, rispettano tutte loro, le loro le aspettative, le potenzialità, giocano insieme, vincono, sono devastanti in attacco, arrivano in finale contro i Lakers e LeBron batte questi Nets giocando una finale molto buona, a dire le statistiche... Si, contro i nets non i nets magari disfunzionali che non giocano bene insieme ma contro i nets che funzionano si può parlare di goat per LeBron? Sì, Vabbè, si può, può anche parlare può anche ritirarsi cioè bisogna vedere come, com, cioè, come avviene la vittoria quali sono le condizioni certo battere dei nets eh, cioè sto capendo che quello che voi direte insomma è battere dei nets al top eh, esatto, al top con tutto che funziona, che giocano bene insieme, che riescono a difendere, che non sono disfunzionali, che fun funzionano lo spogliato. Perché io non penso, francamente, non so che pensate voi, che Jordan abbia avuto, abbia battuto squadre ne nelle finali come i Warriors del eh, 2016, non lo so, però eh, abbia giocato contro squadre come i Warriors del 2017 con Durant e questi Nets qua, contro con squadre così talentuose, quindi secondo me lo aiuterebbe nel... nel nel suo tentativo di diventare più grande della storia sì, io penso che no, dovesse riuscire nell'impresa non si discuterebbe neanche il fatto è che si può discutere già ora senza questa impresa se possa essere o meno il migliore però sai, troverete. sì appunto poi se, se vince però con, sai, con i a quel Monstars punto... poi, perché non abbiamo ancora visto eh, Space Jam 2 però dovesse vincere con i Monstars secondo me sarebbe il goat. No, vabbè. Poi cioè, uno potrebbe dire, però, magari Anthony Davis eh, ha giocato alle finals meglio di Lebron. però hanno dato a Lebron l'MVP le finals. Cioè, le, i, I discorsi sono cioè, sarebbero, sarebbero sempre questi. La realtà dei fatti è che Lebron James, cioè, se uno dice che il got, non, non è il GOAT, non c'è nulla di, di assurdo no. e nulla di male. Ci spostare benissimo alla grande. Eh, no, tornando a Fournier, cioè, non ti cambia nulla Fournier. Cioè, bene, hai aumentato la tua pericolosità dalla panchina, ma eh, hai dato via un, forse l'unico lungo funzionale che avevi insieme a Robert Williams, ma che con tutto l'amore e con tutto l'apprezzamento che si può avere nei suoi confronti in un'ottica playoff, eh, giocando contro i Bucks lo, insomma, non lo, o con contro squadre di livello, cioè, non ce lo puoi far giocare 40 minuti a partita ancora. Invece eh, c'era questa domanda per tutti voi, quale sarà il giocatore più importante per fila ai playoff in Bid? Che vabbè, Simmons o Tobias Harris? Tanto gran stagione di Tobias Harris, secondo me sì. sottovalutatissimo. Per me Bid perché non è riuscito a stare sano negli ultimi anni, cioè, eh, dipende molto dalla salute di, di L'anno scorso è stato ma si è infortunato Simmons. Secondo me è un bid che è, è quello sempre infortunato che ha problemi fisici che non so se dura tutta una, 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 una cavalcata ai playoff al di là della singola serie. Quindi, secondo me è un bid. Sono so, so d'accordo anch'io su un bid, ma non marcherà durante. No, no ma non mancherà penso. durante, Probabilmente se lo piglierà Tobias e eh, fisicamente. Eh, esatto. Non so neanche o, no, o, sim si no, o, o Simons. Simons o Simons, sì. cioè, ma eh, varieranno molto. cioè, devi, devi almeno provare un attimino a switchare se puoi farlo. E comunque Perché non so se basti, cioè. ci saluti. Io, io vi saluto. Sì. Che domani devo svegliare presto. Grazie mille, Franz, per, per avermi invitato. Fatto, è stato un piacere, come al solito. Figurati, anzi, quando vuoi, sai che mi trovi qua. Ciao, Freddo, Ciao, Fede. Grazie mille. Alla prossima. Ci sentiamo presto. chat, Buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Allora, altre domande riscattate? Quale se. Aspetta, Se Lebron no. Dio, bono, sta chat quale sarà la squadra che deluderà di più ai playoff e perché proprio i Clippers <ride> così, i Clippers vincono l'anello ragazzi Ma i Clippers io non li sottovaluterei affatto hai visto la, la schiacciata di Kawaii stanotte? grazie di, di... Ma io, Fran io franz oh. te lo dico, quando ti ho detto Awn. In chat ti ho scritto Aton si è appena ritirato, è e, poi eh, e poi ho scritto la battuta la capirei tra poco. Era per quello. Minchia, oh, che <ride> giocata! Quello. Che giocata. Cazzo! Pazzesco! Io pensavo Pazzesco. Adesso, adesso starà un mese in load management dopo quel salto lì. Uh, nel Prime, meglio Kobe o LeBron LeBron LeBron. Lebron. Uh, Plush inizia a temere che la Melo alla fine non vinca a Roti. Se così non fosse, chi lo meriterebbe? Se invece lo vincesse, comunque lui sarebbe meritato. Sì, io credo di sì. Credo lo vincerà lui, nonostante l'infortunio. Credo di sì. Bon, la sicurezza non c'è. Lo potrebbero dare anche forse. C'è veramente poco. Eh. Forse a Edwards leggevo qualcosa da qualche sito americano, mi sembra, che lo mettevano potenzialmente avanti. Anche la squadra fa talmente cagare. Che... Sì, eh, sì, roba cioè, secondo me glielo, potre... glielo, do... glielo da... dovrebbero dare perché ha cambiato completamente la prospettiva di, di una franchigia, insomma. Ah eh sì, ah eh sì. Poi, eh, ok, i Bulls secondo me sono high play, -in sono pericolosi e eh, si sono svegliati. Adesso sono a tre vittorie consecutive. Sembra che abbiano trovato un minimo di quadra dopo l'arrivo di Vucevic, e, Insomma, sono interessanti e hanno tanto spazio salariale per, per la free agency. Eh. Quindi mm. li terrei d'occhio l'anno pro, cioè quest'estate, in off-season. Poi. Uh, sì, non so se vuoi dire qualcosa su questi no, no, Insomma. Io, credo, io ancora ci spero un po' per uh, i Wizards. L'ultimo a morire, <ride> io ci credo ancora. Rinnovo Holiday giusto a quel prezzo? O meglio, Holiday o Middleton questa stagione? Mm, per ora, Middleton, secondo me. Però sono tanti soldi per Holiday, eh? Sì. È appunto ho allora, detto meglio ah, io, Middleton sì, eh, io nel senso ho fatto questo discorso qua su, su queste franchigie, cioè il fatto che siano mercati piccoli, Milwaukee o Utah per esempio il fatto che abbiano dato tutti questi soldi a, eh, a Holiday da una parte, da Gobert e a Gobert dall'altra è perché non possono minimamente sperare che un giocatore superiore a uno di questi due arrivi in free agency per qualche motivo sc scelga Utah per cui, alla fine, queste squadre qua che hanno raggiunto un equilibrio sono, tra virgolette, costrette a strapagare giocatori sì. che lo meriterebbero meno, semplicemente per tenerli e dare un'ossatura stabile a una squadra che funziona. Sì, sì, ma anche perché, alla fine, era il meglio che potessero prendere, cioè, che potessero avere ah da sì sicuramente eh. dall'ultima off Cioè, come, sì. come un po' il discorso per me di Tobias Harris a quelle cifre lì perché sostanzialmente al a quel momento lì della firma era il meglio che potessero avere secondo loro e è andato il contratto lì e eh, vabbè adesso li vale però è tutto sommato sì sì Parliamo della risoluzione di Arkles. Hai visto anche la schiacciata di Arkles? No, non l'ho vista. Non cioè, l'ho vista. Oh, l'ha fatta, fatta sul meno 20, però è risuscitato. Kobe è riuscito a giocare fino a 36 più o meno. LeBron avrà un calo nei prossimi anni come il buon Bryant. Beh, no, il Bryant l'ha avuto... Prima il calo dei 36 Dal... tendine Dal tendine l l del tendine da kill. Tra l'altro, l'anno del tendine da kill a livello statistico stava giocando una delle sì, migliori stagioni sì. in carriera. Sì, e tra l'altro, la partita in cui si è rotto il tendine da kill è una partita pazzesca. Stava giocando sì, eh, ed era l'anno quello con eh, Howard Gasol, Nash. Nash. Tra l'altro erano in lotta per entrare nei playoff, quando proprio vedi, sì, per, per sì, dire sì. i super team non è... Poi che... ci sono entrati, mi sembra. Sì, sono entrati da ottava e sono eh. usciti al primo turno. Sì. Easy. Easy, easy. Uh, secondo me i Bucks dovrebbero scambiare sia Holiday che Middleton per provare a vincere con Madonna. E <ride> chi prendi? È chi prendi, esatto. E chi se li prende adesso eh. sti due con i contratti che hanno poi... <ride> eh. Siamo, si sono un po' bloccati, cioè hanno scommesso per i prossimi tre anni, su 3-4 anni addirittura, su questo core. E poi è più probabile che cambino tutti i giocatori attorno. Ma questi tre, sì, non esatto. Non. Comunque sono tre ottimi giocatori eh, per l'amor del cielo: Prime Jordan o Prime LeBron. Eh, qua eh, sì, siamo è durissimo lì. Siamo lì. qui anche a, livello, cioè, anche a livello statistico è proprio una roba Ingestibile. vicinissima Ingestibile. vicinissima cioè. ma ti posso dire che poi il prime Lebron qual è eh. definiamolo qual è il prime di Lebron <coughs> eh sì. qual è quello del 2012-2013 eh, Eccomi, sono tornato. Dicevo, qual era quello del 2012-2013 oppure eh, quello 2018? O quello 2007 che ha portato sì. in finale da uh, solo? Sì, però quella, cioè, <ride> gli altri due hanno anche più tiro, per cui sì, li sì, metto okay. un po', boh, io guarda, ve lo dico tanto ah, a parte te lo chiedo a te. Ma vai, rispondi te. Cosa ne lavo le mani? No. Anche De France, no, <ride> no, no, ma dai. non vale. No, è difficile, è difficile. No, secondo me è una risposta impossibile. Cioè, il Lebron del 2018 è stato illegale. Secondo me, come run playoff. Il, probabilmente il Jordan 90... L'anno dopo il rientro dal ritiro. Quindi 96. È stato sì. altrettanto illegale. Cioè, eh... Si parla nemmeno tanto di statistiche nel caso di Jordan, perché cioè, la miglior stagione penso sia 91-90, sì, no, forse anche più indietro. sai, Ho, ho fatto una stagione a, tre, a 37 di media, qualcosa del sì. genere. Tuttavia, sì, anche io di direi che cioè, il mio Jordan preferito è quello post ritorno, insomma, l'anno dopo, l'anno che, si è, che si è preparato sì, bene, sì. Quello che Buffa ci ha ricamato sopra, insomma, come tutti sappiamo. Beh, ma anche The Last Dance, no? Con le partite, sì, quelle sì. Nel, nel campetto di, di Space Jam, sì, per sì, studiare sì. gli avversari. No, io, io dico Jordan, ma perché sono fatalmente innamorato di, di Jordan, giocatore e personaggio. E mi sta molto più simpatico di LeBron, ce lo dico per questo. Aspetta che batte i Monsters, dopo ne riparliamo. Allora, secondo voi, chi dei giocatori attuali che non ha vinto l'anello se lo meriterebbe? Chris giocatori Paul. attuali Chris Paul, Chris Paul Carmelo, e... no perché non mi sta simpatico, ma Chris Paul, forse Lillard, Chris Paul, Lil... sì, anche Lillard, no, Russell Westbrook? No, non se lo merita, ragazzi. Se lo Jimmy Butler forse per. Uh... ma c'è ancora speranza allora, ah, per, per Chris sì. Paul forse un po' Beh Chris Paul è la secondo a seconda Ovest sì Ovest però un... ai playoff insomma, non hanno sotto questo grand star power difficile anche perché parole del biga, rimpiangeremo Devin Booker. È vero, esatto. esatto. De... <ride> Ragazzi, se quest'anno i Sans vincessero l'anello, mamma mia, quanto lo prendo per il culo. Gli faccio una serie di video dedicata al biga. Comunque, Butler a tempo? Beh, insomma, ha 31-32 anni anche lui, eh. quindi iniziano a essere un po' tutti verso, verso quell'età. Sì. Eh, chi sarebbe la mossa giusta per ogni squadra dell'Est per poter impensierire i Nets? proprio inteso come giocatore anche scambio da provare allora io proverei a prendere Durant per ogni squadra dell'Est dai Nets <ride> così, <ride> così sei, sei a posto no, che eh. poi Durant dove lo metti cioè dove lo metti, lo metti, lo metti sta, sta bene eh. che è fortissimo è il ceiling riser ma, per Mano. Ma aspetta a proposito torniamo sui Nets un secondo tu hai visto la partita dell'altro ieri era? o di ieri Di rientro, di rientro. era ieri l'altro contro i Pelicans sì, eh, è cioè, Durant. Quella ragazzi è stata proprio la partita che ha inquadrato proprio in maniera completa l'onnipotenza di quel roster. Cioè, sì. vabbè, io durante la partita, allora l'ho vista fino alla fine del terzo periodo, poi ho detto, ah, che senso ha andare avanti. cioè Kevin Durant rientra, fa 5 su 5 dal campo, 2 su 2 da 3, e tipo sì, sei, 6, 5 assi. 6 su 6 è liberi. Uh, Kyrie Irving segna in ogni tipo di mod possibile anche in schiacciata quest'anno. Cioè, quest'anno schiaccia sì, a difesa sì. schierata. Così. Uh, Adams uh, è stato. Uh, cioè, uh, Aulin su Aulin. Sì, <ride> L'inutile Adams. Poi c'è <ride> ehm, Blake Griffin che sembrava un, un grandissimo difensore, miglior difensore della terra e dall'altra parte non ti penalizza, Aldridge ha una mano e allarga il campo, cosa che... Aldridge aggiunge ai Nets quello che mancava, cioè un centro che allarghi il campo. Esatto. Cioè adesso veramente possono, fare, possono giocare in qualsiasi modo. C'è Joe Harris che non sbaglia una tripla, c'è Claxton che difensivamente ci dà. No, è fortissimo. Arden è Green, Bruce far... Brown. Cioè Arden in panchina a fare il tifo, cioè, Ma, eh, lo, di lo, dicevo, lo dicevo anche ieri a, pra cioè, a Pratesi. Ora sono anche lunghi, i Nets Sono eh, infiniti, ragazzi. <ride> sono anche lunghissimi. Sono cioè, cioè, uno... C'hanno Shamet, comunque sia. Shamet che... era in borghese, no, non sì, sì. fuori rosa Sì, però comunque sia. C'hanno Shamet che comunque sia può giocare. Claxton, che è il difensore del futuro, secondo me. Bruce Brown. Bruce Brown green. Eh, vabbè, ci sono i due buyout Wau Cabarro, Cabarro ehm, Schiozza Tyler Johnson, Chris Chiozza, Tyler Johnson, Joe Harris, Joe Harris Vabbè, quei, quei tre lì ah DeAndre Jordan, De Andre Jordan. Che ce lo dimentichiamo Jordan, non sempre. Più. Sì, c'era Reggie Perry che comunque a me piaceva come centro fisico, eh, sì. Rookie. Po, yeah, io, è, rookie non, io non so, veramente. Non, cioè. L'unica cosa veramente devi, cioè eh, de devono fare un punto in più di te. Però a fine terzo quarto erano a 115 quindi cioè, fai tu 116 punti in tre sì, quarti sì. per stargli sopra di uno. Cioè, ragazzi, Ma vieni. poi leggevo che cioè, potrebbe addirittura anche tornare di Widdy, cioè, non so sì, quanto ah, potrebbe... ci eh, sarebbe, anche <ride> di un ci sarebbe anche di Widdy. Così. Non so quanto, cioè, sicuramente può dare una, una mano perché insomma cioè, ci aggiunge anche di Widi, Cioè, Uno può fare anche una second unit folle, sì, no? Uno fa una second unit di all star. Così. Eh, appunto, eh, se spari a durante Irving, vuoi vedere che vinci? Eh, grazie, al sono due falli tecnici, però. entri col, flagrant, col, col, flagrant. col macete in campo. E eh, tranquillo, comunque starebbe a discutere se quello è flagrant oppure ah, no. Ah, quello col macete. No, flagrant eh sì. one, flagrant two, <ride> passo 0. <zero. ride> eh, allora, Freddo, ce l'hai fatta a cambiare sto nome, intanto ti chiedo. No, non ce l'ho riprovato. Ma era dall'iPad che non me lo faceva fare, mi faceva cambiare la biografia e basta. Vabbè, hai cambiato la biografia, quantomeno. No, non l'ho messa. <ride> Cos'è, pensate? di Chris è Partitone stanotte, ragazzi, un freak incredibile. Però tutti dicono Chris Boucher, Chris Boucher grande, Chris Boucher ragazzi ha quasi 30 anni Chris Boucher, cioè, dove va? <ride> cioè, non può fare ne ha 28, 29, cioè... Chris Boucher è questo, è una scheggia impazzita che può mettere triple e stoppare nello stesso modo, sì. E... però sì, no, non ha un gran futuro. Ecco. Non è che tutti i giocatori possono diventare Kevin fenomeni, gener... <ride> eh, fenomeni sì. generazionali. Trovo un freak. Sì, sì. Eh, vabbè, questa è facile. I Nets sono la squadra con i giocatori scorer nella storia, sì. Mani basse, a voglia, mani basse. a voglia. Mani basse. Sai, quando si diceva una squadra non può vincere di soli isolamenti, dipende. Eh, se, que, questi sì. Se hai 5 giocatori che sono i migliori nell'NBA negli isolamenti, io, francamente... <ride> Cioè loro possono veramente fare anche un isolamento io, un isolamento te, un isolamento sì, io? Serverei. Poi vediamo, eh, c'erano delle. Dean rimarrà. Intanto domanda. Boh, è stato... hanno provato a inserirlo in qualche, in qualche trade. Mm. Ma da, da infortunato sicuramente rimarrà. Eh, dopo se ne riparlerà magari in off season. Sì. Poi, eh, Portland non sta sprecando il talento di Lillard anche per l'attaccamento inspiegabile verso la franchigia. Io proverei a dare via CJ e Nurkic per dei fit migliori. Credo insomma che siamo tutti più o meno sulla stessa barca, cioè sul fatto che la coppia Lillard-McCallum per cambiare qualcosa a Portland debba essere sciolta finché McCallum ha mercato. Dopo. Sì, però diceva, eh, ci diceva eh. il Pratt che eh, noi la pensiamo sì, però Damien Lillard non la pensa così. Ah ok, quindi è lui che vuole mantenere. Eh. Quindi è lui che non vuole vincere. Praticamente. Eh Vabbè. sì. Eh, insomma lì, ma tra l'altro cioè anche dovessi scambiare CJ e Nurkic per qualcun altro, cioè chi dovresti prendere per essere eh, superiore ai Clippers e ai Lakers? Cioè, eh, Anthony, oh, oh, Davis Anthony Davis e Kawhi. E Leonard. Kawhi. Bravo. <ride> <ride> Fac facile. Eh. No, e poi eh, un'altra riscattata domanda scomoda. Dov'è? Domanda. Quella scomoda. su Kobe. La considerazione su Bryant è condizionata alla sua morte, come succede ogni volta che qualcuno muore prematuramente. Io sono convinto che se fosse ancora vivo sarebbe considerato di meno. Ma io quasi, quasi la penso al contrario. A Kobe è successa una roba un po' strana, perché nel momento in cui ha smesso, o almeno io per quello che è la mia esperienza sul web, cioè ho, ho letto un, una sorta di damnazio memoria di Kobe un... quando cioè, ha smesso di giocare. Stra... Sì, che tutte a cominciare a svalutare, cioè una volta, eh, almeno io nella, nella mia gioventù, quando crescevo, insomma, guardavo la NBA, eh, ma penso anche voi l'abbiate sentito dire, dopo il 23 c'è il 24. Sì. Eh, da quando ha smesso invece, porca miseria, cioè, l'ho sentito mettere anche fuori tipo dalle top 20, dalle top 15. Sì, è uno di quei giocatori che ma sai che secondo me è tutto condizionato dagli ultimi anni che sono stati veramente pessimi. Perché sì. Poi c'è sempre da ridire del fatto è eh, però aveva Shack. eh però di qua e di là, cioè alla fine Kobe non dico che si possa fare più o meno lo stesso discorso che si è fatto su Iverson. Però Diciamo, è un giocatore che prendeva brutti tiri, che aveva una brutta selezione di tiri, che aveva un talento enorme, un'etica del lavoro ancora più grande, che comunque ha vinto, però anch'io tenderei a metterlo un gradino sotto, cioè molte volte c'è il, il GOAT, MJ, Kobe, Lebron. Sì, sì. Io sinceramente Kobe un gradinetto sotto ai due lo metto, anche se l'ho vissuto in prima persona per tutta la sì. carriera. Ecco, io, secondo... e l'ho adorato però io guarda su Kobe eh, riesco proprio con estrema difficoltà a essere obiettivo perché è stato eh, insieme mh, ancora prima in realtà degli Spurs cioè la prima cosa che ho visto di basket NBA è stato Kobe Bryant poi subito dopo ho visto gli Spurs e vabbè sono diventato tifoso però io ti anche io ho sempre tifato per Kobe cioè, ci ho avuto proprio un attaccamento proprio viscerale, eh, ancor più, diciamo, eh, di legame eh, emotivo che, con, ehm, che magari con gli Spurs, perché sai, lui era, era Kobe, cioè ti identificavi non con eh, 3, 4, 5 giocatori, ma solamente con uno. Quindi io faccio un po' di fatica. Cioè, io onestamente per il mio, il, cioè, il mio cuore lo mette lo metterà sempre nella top 3 all time però eh, aveva dei, dei difetti come la shooting selection folle, perché era folle ma eh, qui si ricasca secondo me il discorso di Iverson cioè sono giocatori che sono nati, e cresciuti eh, in un NBA che, ehm, in cui il, il go to guy doveva vincere da solo, cioè almeno c'era questa narrativa creata da Jordan che poi non era assolutamente vero, però eh, era passato sì che, cioè che uno dovesse vincere da solo e quindi dovevi mettere il tiro decisivo, eh, anche se marcato, per far vedere che insomma ce l'avevi più grosso di di degli altri e così via. Ma c'è anche il discorso, appunto, sempre il solito discorso, che alla fine non tutti sapevano fare tutto più o meno come adesso, quindi le difese erano tutte sì. concentrate su quel giocatore. Cioè, sì, sì, Ci sono delle, del, dei video, delle sequenze in cui veramente l'Iverson della situazione, il Kobe della situazione piuttosto che il McGrady o il Carter dell'epoca o il Garnett, eccetera, erano proprio, avevano tre corpi addosso e magari avevi altri giocatori liberi, liberissimi, ma che erano inetti non sapevano giocare praticamente. Sì, cioè, sì. Quindi. Comunque, fossi nei Portland proverei a prendere Carter no. e farlo rinascere. Comunque Cat ragazzi sta... Un segna... segnali di vita li sta dando eh, secondo Ma me. La difesa sta... di stanno sta migliorando eh, di Cat. Eh, sta cominciando a diventare un giocatore neutro in difesa. Non è più un under 25 quindi non c'è più eh, no. la classifica di ESPN. <ride> però insomma sta venendo fuori. Adesso credo che nelle ultime due settimane sia quasi 30 di media con 12-13 rimbalzi. È vero che Minnesota non vince praticamente mai eh, però... Insomma, speriamo che. Vabbè, si sta parlando comunque sia di uno dei migliori tre tiratori della Lega. Eh, non è vero. No, no, è vero. Ray Allen può essere top 40 all time? Sì, sì. 40 sono tanti. Non ne ho idea. Non so, eh, adesso... cioè non so chi ci mettere davanti, cioè non me la riesco a immaginare. Allora noi, la... Pensiamo, la noi pensiamo ai era, Cleveland 98, i migliori 50 giocatori dell'NBA, Sì, che hanno premiato dove c'era... Ma secondo Mario. me no in realtà, no, all time, 40 all time no all, no. time no. all time no, ci ho ripensato, perché erano 50 Cleveland 98 e secondo me erano tutti superiori a Ray Allen quindi la premiazione col famoso Carmalon che chiede l'autografo Wilt Chamberlain, uh, l'aneddoto, ma col il Karl con la C o con la K? Ormai. Ehm, è più infinito l'universo o i Nets? I, i, al momento i Nets. Ca Caruso, Franz Prime, Manute Bolo, Prime Taco Fall, ma che cazzo? No. <ride> il Prime di Taco Fall non l'abbiamo ancora visto. Caruso e Chiozza possono essere top 200 della Lega. Vabbè, Beh, Quanti eh, sono eh, giocatori? Comunque... 215? sono? <ride> Probabilmente sì. Anche perché gli ultimi 15 sono tutti a Detroit, credo. Eh, eh, eh. Come vedete, Mobley a me fa impazzire. Io immagino Evan Mobley e non Cattino Mobley. <ride> Sper... <ride> Spererei. Cleveland 97. Okay. 97 o 98, non mi ricordavo. Va bene, ragazzi. Allora... Eh... Io ho, quasi quasi abbiamo fatto le due ore. La chiuderei qui: cerco di dare una, una news al volo, ovvero appunto c'è sta Lega My League che vorrei È morto il più. principe Filippo. È morto il principe, il re Filippo Principe, com'era? Credo, principe? non c'ho Sì, non ci ho mai capito un cazzo. Perché la regina, è Elisabetta, non ci ho mai capito una sega Ma quindi Carlo adesso. Quando... No, perché no, che è interessante? È perché quando muore lei, quando muore Elisabetta, se muore, no, non muore. C'è cioè, un re una... cioè un e re, una regina. Scusate, ma sono ignorante in, questo... in questa successione reale. Ora, studiamo e poi facciamo una live in sì. un altro momento su... sui reali inglesi. Ah, aspetta, c'è una domanda bella, secondo <ride> me. Il centro di Boston perfetto. Il centro sarebbe perfetto, a Boston. <ride> Dov'è? 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 O oh, me lo so, eh, perso? È un po' sopra. Chi l'ha fatta? Eh, a ricordarmelo... Eccolo qua, Ferti... Eh, anche tu, cazzo, un nickname un po' più semplice. Ferti Shamir Antman, il centro perfetto per Boston, chi sarebbe? Ale Eh, vabbè, Anthony Davis, allora... Eh, vabbè, è <ride> stato un po' più basso eh. <ride> no, uno, uno di fascia medio-bassa secondo me deve essere un buon difensore che può anche difendere su più ruoli Draymond Green per, que... eh, no, per questo ci ho messo a De Baio, perché secondo me è, cioè è fortissimo ma è anche un pochino sopravvalutato per il contratto che ha sì, dice che prende adesso un po' di più rispetto a quello che merita. Sì, cioè glieli doveva andare perché tanto Giannis non... non cioè gli è andati perché Giannis è rimasto lì. Però non è una superstar, secondo me. Eh, cioè Miami, è fortissimo, eh. è fortissimo. e è difficile esserlo, eh. Sì. Eccolo. Sì, no, no, è vero. Eh, faccia, sì, non mi fa impazzire. Media. Però ci sta, ci sta. Fascia media, stipendio abbordabile. Ma secondo me è anche un po' più scarso. C'è cioè proprio un, quasi un Thais. lungo difensivo. Un Daniel e... <ride> Sì, un Daniel Tice <ride> un po' più grosso magari, un po' più alto. Eh, eh un Mitchell Robinson. Mitchell Robinson, o... però non ti allarga il campo, ad esempio, Mitchell Robinson. Eh, anche, vabbè. Anche ma... Jarrett Allen. Sì, Maier sì Maier però... Una... <ride> di difensivo... Di <ride> Vediamo se no chi cacchio c'è. Kelly Olinic, no, il ritorno dell'ex. No, ma lo volevo, lo volevo un po' in protector, il difensore. No, però Miles Turner secondo me è il giusto compagno. Sì, ci sta, sì, sì. Il divino Telma non delude mai. Bobanone, Marianovic. No, eh, vediamo se no. Marcus Smart. O se no Nick Melli eh, a fa' il centro Small Ball. No, Steven Adams, per carità. Steven Adams è un palo della luce. Il Pokémon Zubat. Franz, cosa ne pensi? ma ai playoff te li uccidono con i pick and roll. I Baha. I Baha. Ecco, o I Baha o Maesturner. Dai. Hanno... No, Porzigins no. Cioè, che difesa ti dà Siggins, Ti allarga il campo, quello sì, ma... Sì, quello sì, però... Anzi, non vuole nemmeno giocare da 5. Eh, Vorrebbe giocare da 2. Eh, sì. Adesso scambiano Porzingis per Kemba, così giocano con Porzingis play. Va bene. Allora, eh, intanto ricordo a tutti che col comando Lega Sub, punto Lega Sub, andate al regolamento della Lega su 2K21 che vorrei far partire, ribadisco, a fine mese più o meno. Non serve Su avere che piattaforma gioco, è? Più. Ah, non serve avere il gioco? No, eh, praticamente, spiego a grandi linee, eh, vengono, generati, vengono generati i roster a, a random, da, da 2K. Dopodiché verranno fatti vedere, messi a disposizione di tutti i sub, perché sarà un contenuto solo per i sub. Ci sarà un'estrazione eh, per, per scegliere l'ordine... Uh, attraverso cui i sub sceglieranno la propria squadra, quindi il roster che preferiscono e poi si andrà a simulare la stagione e alla fine il vincitore ah, ho capito. esatto, la simulerò tutta io dal, dal mio 2 caso. Sì, sì, sì. e ci saranno spezzoni di partita viste con telecronaca, le finals volevamo farle anche con i due eh, interessati direttamente in chat vocale, insomma un po' una, una cosa così. E il vincitore si aggiudicherà una canotta a sua scelta. Ti piace? Uh. Vuoi partecipare? Eh, no, tanto vincerò quella della nostra Lega Dunkest. Ah, cazzo! No, non sei primo. No, eh, ho capito, allora, ma quello lei... che è primo non la può vincere la canotta, ah, dai, ah, ah, vergognoso. Allora, perché non la vince il quinto, allora? Non ho capito, no, ho capito eh, che cazzo, que quello che fa il gioco, cioè... <ride> come, 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 come si dice che vuoi insegnare Babbo a trombare? Eh. Che tra l'altro ci ha inculato a tutti con quelle tre chiamate iniziali. Cos'è eh, a, a 45. Tipo, ha preso anche Arden Mortacci. Sì, sì. Che nessuno ci credeva. Vabbè. Va bene. Pensate che Tatum e Brown possano diventare il, il futuro i futuri Lauri e De Rosan. No, dai, penso un po' meglio. Non sono così negativo. Anche sì. Ma come a livello assoluto? No. <ride> però come storia finale, probabilmente non sono convinto che faranno una bella fine. No. Però dai, hanno 22-24 anni. Eh, sono ancora giovani. Sì, sì, okay. sicuramente saranno a livello assoluto meglio. dai. Vabbè, anche se Lauri è campione NBA, sì, sì. va bene niente, ragazzi, io mi fermo qua. Ehm... Che posso dire? Intanto, ringrazio tutti i presenti. Abbiamo fatto bei numeri per Twitch. Stiamo crescendo anche qua. Dai, mi fa piacere. Ma quanti siamo? Quanti sera? Che non eh, ho prima eravamo contatore. in 120-130. Buono, 130. buono, 130. Cazzo. dopo guarderò il, il recap. E con calma, dai, anche su Twitch si va su. E ragazzi, eh, noi ci vediamo. Eh, spero domani per la pausa pranzo, anche se non sono. Non sono in grado di garantirvelo perché ho allenamento. Porca troia, alle tre e mezzo del pomeriggio e ho un'ora di strada per arrivarci. Bello! Vi allenate? Ah, vero, te sei chiuso nulla. Sono al chiuso, sì. E, e ho un'ora di strada per arrivarci. Quindi, in teoria, alle due e mezzo devo scappare di casa. Comunque, vabbè, vedremo domani. E niente, ringrazio. Ah, ho la Dipo auto almeno quattro gare. Beh, gli è andata anche bene. Vabbè, quattro gare? gare Quant'è? Dieci giorni? Sì, dieci giorni. Eh sì che si è fatto male da solo, ho detto oh, cazzo qua qualcosa. Mm. Eh, NBA fai ascoltare Ginobili al ferro, al freddo, eh, perché non lo senti tu l'audio. Sì. Ah no, è vero, non lo senti. Eh, dovresti accendere Twitch sulla live. E... Sì, sì, no, no, lo so, lo so. Però insomma... Ma non volevo avere gli audio sparati nelle orecchie, eh, questa è la verità. Capi ti capisco. Vabbè. Allora, ti ringrazio intanto così ci siamo fatti quattro chiacchiere oh, dopo. ma, ma figurati... Sì. E... Oh, comunque ragazzi penso che sia un anno eh, che facciamo le live insieme ormai ma dai forse beh, anche sì. di più 9 aprile eh. no forse, beh oddio avevamo iniziato dopo eh. la bolla o durante la bolla no la prima, prima, le prime live, aspetta ora a questo punto te lo dico vado a vedere tanti i video eh più o meno allora vediamo eh la prima live che ho da noi. La mummia all'Orford, la seppelliscono in qualche piramide o se lo prende qualcuno. Bye out, vai in Ezio anche lui, dai. Allora, un anno fa, vediamo. Madonna il Franz con i capelli lunghi e senza barba. 28 marzo 2020. Eh, è un anno. Cazzarola. Sì. Tanti auguri, Freddo. Tanti un, auguri, Franz. Un anno intenso vissuto in casa, eh sì, porca <ride> puttana, sono sempre qui, fiumi di alcol e via. Va bene, stai invecchiando, Franz. No, avevo i capelli lunghi e senza barba, adesso ho invertito, mi sono girato la faccia sì. e ho la barba lunga e i capelli corti. Facile, eh. A, a, addirittura doveva ancora concepire il Tore, eh a, rig sì. a rigor di logica, eh sì. Eh sì, Quindi, sì, sì, insomma potrà raccontarlo al suo figliolo <ride> va bene ragazzi eh, niente vi risaluto noi ci vediamo nei prossimi giorni domani dovrebbe uscire un mio video alle 2 i vostri video invece? vuoi fare una marchetta rapida? il nostro video dovrebbe uscire domani ma non abbiamo la certezza è una top 5 sui giocatori più sopravvalutati della Lega secondo noi, e uno ve l'ho già spoilerato: <ride> Sparaflesciamo, Man in Black, Dimentica dimenticate tutto, e va bene. Quindi ragazzi, stiamo invecchiando. Vedi? La chat sta invecchiando con noi. E noi ci vediamo domani. Domani invece, lato mio esce di Kembe Mutombo, mi pare, se non vado errando, e di Tone finger swag o swag e basta direi di salutarci qui e alla prossima ragazzi buonanotte e grazie mille a tutti buonanotte grazie mille a tutti ciao